E quello che state ascoltando è il podcast con le domande ovvie. Bambo! 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 Da tanto che non ciao Lorenzo, che non ci segui più ciao dal Lorenzo. Vivo, ma ci segui solo da telefono o da computer, non lo so. Da qualche parte ci seguirai. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia. Esatto! È anche il primo podcast con il primo spin-off, che quest'anno ha compiuto un anno. Yeah! Ed è la prima puntata di Fumble e Sidequest in generale che ho seguito tutta live. Vedi? In quanti anni? 5 anni e mezzo. Beh, quasi 6. Togliendo quelle di dove Fumble. Ho giocato, che ovviamente non potevo seguire live, ma... A me mi si è bloccato e ti sto riascoltando il podcast. No, era molto bella e soprattutto c'è... partecipazione straordinaria di Giuliano e Ghismilicia. Sì, quello l'ho letto. Podcast come se piovesse, perché su Fumble GDR trovate, oltre a Fumble e a Sidequest, anche Epoca, che pure sta per compiere un anno, e ci trovate anche Continuo, che è finito da ormai 3 anni, ma non potete ancora ascoltare tutto e non ci saranno altre puntate, fatevene una ragione. Oltre a questo, su FumbleGDR.it potete anche comprare Clotos e Gattai da questa settimana. Siamo... davvero contenti, sono usciti, siamo contenti di essere stati a Lucca. Io sono stato molto contento e soddisfatto di tutta la fiera. Sono anche meno stanco di quanto mi aspettassi, ma dopo tutto, dopo essere sopravvissuto alla QWERTYTON, poteva succedere qualunque cosa e non era un grosso problema. Se non sapete cos'è la QWERTYTON, andate su QWERTY.it, che è il network di questa trasmissione, e cercate QWERTY Live e beccatevi 56 ore, 12 minuti e 38 secondi di quella che è stata la diretta più lunga della storia dell'umanità. Marimma. Detto questo, qualcuno urla già Gattai nella chat. Evviva! Catena, Gangiare. Catena! Devo dire che durante le demo a Lucca sono saltate fuori delle cose ancora più divertenti della catena, tipo lama a catena. Che è stato interpretato come una catena di lama. No, di lama. Ha una catena di lama. Una catena di lame, figo. No, non di lama. Di lama. Che sputavano. Bellissimo. Uno sputo corrosivo. Questa è un'arma. Mi dai una matita per piacere? Io non commento su questo. Questa è un'arma da yatta. La vuoi ficcare in un orecchio? È una yatta arma questa qua. yatta. Noi invece questa sera siamo qui a continuare la leggenda dei 5 anelli, che sta andando verso la sua conclusione. E in particolare l'ultima sessione è stata molto pesante emotivamente, perché il buon Isawa ci ha abbandonato in una maniera estremamente samuraiesca e poetica, ma che gli è comunque costata la vita. Gli è costata la vita per poter ripristinare la spada che probabilmente sarà in grado di uccidere il Mao Tsukai, che si è rivelato uno Shutendoji. E voi vi siete recati nei territori più o meno neutri che stanno tra la gru, la mantide e la volpe, per tendere una trappola all'acerrimo nemico, nonché nemesi, di Ida. Siete in questa locanda, che è di proprietà praticamente del clan della mantide. Dadi! Quindi Vao parte avvantaggiato. E per sicurezza io ho una mappa della città dove state. Siamo una mappa della locanda. No, della locanda no, ma della città dove state sì. Spostate quei 2 bicchieri direttamente da? Direttamente dalla città dei ladri. Ah, bello. Comprato per ben 25 euro a Modena. Bello. Voilà. Vai. Abbiamo anche le vostre miniature, gentilmente donate da un ascoltatore. Questo è Ida. Grazie. Questo è Kitsune. E qua c'è Ivao con l'arco. Grandissimi diplomi. Montate a manina da me. Belli. Questa cos'è?
Questa è la mappa della città dove siete in questo momento. Mancavano giorni alla schiaffoni atomici. Qualche giorno. Giorni sembra che abbiate un mese e mezzo di tempo. Invece no, plurale, avete un paio di giorni. Sì, okay. Due è plurale. Siete lì, avete appunto un paio di giorni per prepararvi ed essere assolutamente sul pezzo quando il granchio reietto arriverà. Che volete fare? Quindi lo sfidiamo in città? No, non c'era mica questa locanda. La locanda era fuori città. Poi era al bordo della città. Se verrà interpretata da questo. Se vogliamo portare danni in città, la volpe non è convinta che sia l'idea migliore. Anche se ci sarebbero altre armi per colpire. C'è un palazzo? Se ci dovesse attaccare l'anatema della regione dell'imperatore qui in città, spero che anche i villici contadini impugnino forconi e vengano a dare una mano. Allora, una cosa importantissima e che Ida ovviamente sa è che i granchi sono bravissimi in campo aperto perché sono abituati alle campagne contro i mostri e contro gli altri eserciti, però nei luoghi chiusi, dato che siete anche abituati a usare quasi sempre armi ingombranti, facciamo fatica. Esatto, quindi avreste da questo punto di vista il vantaggio di essere in un luogo con strade piccole dove è facile tendere agguati e dove un granchio fa più fatica. Molto onorevole. Molto onorevole. Beh, trovare il vantaggio tattico non è disonorevole di per sé. Esatto. Vabbè, va benissimo, per l'amor del cielo, io non mi lamento. Sì, salutiamo Roberto Rossi, che si offende se non dico che lui è urlare gattai. Ciao Roberto Rossi. E che ha adattato i robottoni a Dungeons and Dragons, quindi potete giocare a Dungeons and Dragons con i robottoni. Se grande! Chiedete. Bellissimo. Complimenti per l'adattamento. Va bene. Allora, la città non offre ampi spazi, sembra. Quindi siamo nella cerchia esterna, direi, dalla mappa esatto. Che ci è mostrato. La locanda è quindi di rimpetto su questa cerchia esterna dove sono le case tutte più di bassa lega. Quindi sì. Più è la parte più fuori del sì, villaggio. Sì, sì. Non siete proprio nel centro dove i ricchi, i mercanti della Mantide hanno le proprie case. Certo. Quindi qui mi immagino che ci sia del medio traffico di persone, perché poi magari i giorni saranno a lavorare, quindi non sarà tanto trafficato di giorno, mentre di notte la gente sarà in casa a dormire. Sì, e soprattutto essendo una città appunto di mercanti, ci passa un sacco di gente che potrebbe passare inosservata anche nelle situazioni più strane. Potremmo sfruttare questa confusione per ridurli alla spicciolata. Scusate, la volpe è un po' impegnata al momento, ma voi scudete pure, mi piace, la volpe piace quando fate piani. No, poi stavolta, ecco, parliamo io e lui, che è l'ultimo, sono stato 2 settimane con voi. Povero. Che altro mi preoccupi tu, Ida? Perché? Con quel martellone qua dentro. Ah, ma io faccio o troviamo uno spazio aperto. Io faccio l'esca. Esatto. Tu non vogliamo usare quindi Bayushi in qualche modo? Come penseresti di usarla, Kitsune? La volpe ha già dato come dicono i gaijin, il là alla discussione. I famosi là dei portografi, marinai gaijin. Sì, perché qua usano il coso, quello americano, no? Certo. CD. Vabbè. Se si può usare in qualche modo, la volpe potrebbe essere disposta a discuterne. Allora, Bayushi, che trappola era per il Mautsukai? No, Bayushi, che trappola era per il suo manipolo? La conoscono?
Il manipolo no. Io avevo avuto una divinazione qualcosa l'altra volta di Nerenta Bayushi, ma è passato troppo tempo. Allora, per Roberto. La Bayushi, Roberto, la vecchia Bayushi era la figlia di quello che è stato il corpo che adesso occupa il Mao Tsukai. E vi siete resi conto che... Giusto, è la figlia. Dato che lui non è completo in questo momento, è possibile che abbia preso parte della personalità dell'ospite, come avete visto succedere nelle visioni passate. Che era il padre. Che era il padre. In più c'è quell'altro dettaglio che, essendo lei che ha creato tutti i gruppi che si sono formati intorno a questa storia, quindi i camaleonti dei vostri nonni, i lupi adesso, e a questo punto chi lo sa se anche il gruppo di mercenari, magari un gruppo reietto che poi ha tradito. Esatto, quindi potrebbe forse avere un qualche nesso anche con loro. Potrebbe averlo, potremmo sfruttarla come uscita shock. Cioè, tu nascosta a qualche parte Kitsune che appare a un certo punto del combattimento per darci quel vantaggio per lo se shock degli altri. Se la volpe dovesse già avere il vantaggio di essere nascosta, non sarebbe meglio che incenerisse immediatamente uno degli avversari? E se invece la volpe si mettesse sulla linea direttrice tipo questa e noi li facessimo arrivare tutti belli in fila e tu te li sparassi tutti in infilata? Beh, la volpe riuscirà a incenerirne uno, non trapassa ogni singolo bersaglio. Ho capito. Quindi la volpe ha bisogno di campo di visuale. Oh, quello non è un problema. Come non è un problema? Puoi vedere attraverso le pareti adesso? No. Ah. Ma diciamo che il campo di visuale può essere un po' più esteso e guardo verso l'alto. Che vuol dire? Che vuol dire Kitsune guardare verso questo guardare solo verso si l'alto? Si narra, poi non si sa se questa volpe sia in grado di farlo, chiaramente, però vedi che lo sto dicendo menandotela. Si narra che alcune volpi, le migliori, quelle più in sintonia con il Chikushudo, siano in grado addirittura di volare. Oh, vabbè, e di colpire i nemici a più di 300 metri di distanza. Vabbè, il problema è avere l'opportunità di farlo. Ma tu non puoi volare. Posso salire sui tetti. E non, dove non penso che volare. Io starò per darti copertura dall'alto. Mm-hmm. Quindi rimani Ida da solo. E Kakita e gli altri non dovevano raggiungerci. Sì, dovrebbero raggiungervi anche loro. Kakita e aspettiamo con gioia. Giusto? Sì. In tre, considerando che Akuseki si porterà dietro probabilmente la spada del signore. No, perché gli abbiamo detto di lasciarla là. Quindi no. Anche perché... non ci serve più una mazza. Esatto, sarebbe solo un peso per voi. No, perfetto, meglio che non ce l'abbia. In tre li potreste sfidare in quella che può essere una piazza, tipo in questa qua giù. Accanto a questo specie di locale circolare. A parte non so neanche che cavolo sia quella cosa. Beh, tu Ivao lo sai. Quella, sì, è quella Simone cosa, che sto qui. Esatto. È un pezzo del mercato del pesce. Mm-hmm. Che perché di là si va verso i moli. Mm-hmm. Ok. Quindi verso sud si va verso i moli. A nord c'era l'ingresso della città. Sugli est e ovest non ci sono delle notevoli uscite, probabilmente arriveranno da nord. E loro vorranno andare alla locanda, questa è la supposizione che regge tutto il nostro... Per cui noi abbiamo dal loro punto di arrivo, allora presumibilmente io, da dove arrivano? Io ho fatto in modo che ho preso accordi nella locanda che li intercettino e okay. Offrano la loro locanda come il miglior prezzo, in modo tale che sappiamo che vadano lì. Ok, perfetto. Benissimo. Almeno era frutto del tiro. Sì, esatto. Voi siete arrivati da questa parte, quindi siete arrivati da ovest. Ah, da ovest. Okay. Se quello è il sud. Sì, sì, certo. Siete arrivati da ovest e quindi presumibilmente anche loro arriveranno da qui o più o meno da lì. Ok, per cui abbiamo tutto il tragitto da dove arrivano alla locanda per sfoltirli. Dovremmo farli solo in un posto dove crediamo che sia migliore. Prima ho visto un carro in una delle vie d'ingresso, potremmo utilizzarlo per bloccare la strada, facendolo passare come un incidente, vedi questo qua giù? Mm-hmm. E poi sarebbero vincolati a uscire da questa parte, dall'altra via d'accesso, andare verso sud e qui è il punto più aperto dove potreste incalzarli.
uno da un lato, da un lato e da un lato, e si troverebbero bloccati, come dall'alto che... Poi sì, dimmi tu, eh. No, no, certo, dipende da quanti sono. Se stretti in un punto e attaccati su tre lati, possono essere quanti vogliono. Lo so, però... Beh, da quello che avevate visto tu e Kitsune quando avete fatto l'esplorazione, erano più o meno quanti siete voi. E Ok. in effetti l'idea era di un piccolo gruppo che riuscisse a Certo. passare inosservato. Sì, 4-5 Già una sono decina di riuscito. persone passa. No, non passo inosservato. Dobbiamo contare che probabilmente saranno corrotti. Vi capisco. Quello è molto Quello probabile. non ti dico che è più un problema tuo, ma è più campo tuo, mettiamola così. No, no, certo, quello è il problema, nel senso che saranno un po' più resistenti e probabilmente pericolosi rispetto... No, capisco. Bene, possiamo prendere accordi per far capitare delle cose che li vincolino in un certo passaggio, Sì. se preferisci. Possiamo ostruirgli la strada, possiamo... Potremmo anche giocarci di dividerli. Con dell'olio si può fare. Possiamo dividerli con un sacco di cose. Olio e fuoco. L'importante è decidere qualcosa, perché coloro che sono inattivi non seguono il loro destino nella ruota celeste. Ma qualsiasi cosa facciamo, comunque non possiamo fallire. Ok, ma io non vorrei neanche morire. No, ma comunque non possiamo fallire. Hai ricevuto il dono di una delle dee della fortuna. Abbiamo visto tutti e preso gli oneri di una missione per conto di una divinità. E mi guardo la mano ancora bruciacchiata. Quel nero che non Non andrà più possiamo via. assolutamente fallire. Noi siamo prescelti. Siamo destinati a qualcosa di grande. Ma E tu per perché questo Kitsune marchiato? con gli 11 punti, cosa prende? Prescelto dagli dèi, da 6 punti, che mi aumenta un anello, e grande destino. Ogni volta che vado, che muoio, una volta a sessione, torno a uno. Ok. Minchia. Ah, però c'è anche scritto di non sfidare troppo gli dèi perché poi si rompono Una volta a le sessione. balle. Ma quello dipende dal master. Se lui mi fa fare 10 volte a sessione, vuol dire che sfida gli dèi. Sì, no, il punto è, se muori perché stai combattendo Ah, per è chiaro, un non che dici conto. guardate i punti da un Esatto. palazzo. Quello No, chiaro, e lui rimane chiaro. spappolato. Gli dèi fanno boh, Chiaro, fanculo. chiaro, chiaro. Comunque, dato che tutte queste miniature ci sono state regalate insieme a Test of Honor, che è un gioco di miniature giapponesi, Destiny. Io ho anche questa, che da questo lato è una bellissima, Ho un visto anch'io. bellissimo edificio normalmente giapponese, ma dall'altra parte è già in fiamme, perché so come finirà questa cosa. Yeah, la locanda, No, tutta in quella è già fiamme. bruciata. Questo è già il Mi sto post. trasformando in Alcamfer, tiro tipo 40k40 Lo cose sapevo da io che fuoco. facevi così, lo Ma sapevo. tende sempre là, non è Se, colpa mia. secondo me questa città fa una Sono figura di io che sono un merda piromane. proprio. Devo prendere l'incantesimo quello che la città non può bruciare. Eh sì. E invece la città verrà distrutta all'alba. Purtroppo. Esatto. Ehi, punti esperienza su quelli che sono. Vabbè, Eh beh, certo. quindi li dividiamo, li chiudiamo in un imbuto e gli diamo fuoco. Quanti sono? Quattro, Certi. cinque. Non, in Quanti un noi? Quindi cinque. Cinque di cui imbuto uno. uno è grosso, tanto. Esatto, in un imbuto io non lo farei. Uno è uno che ha fatto un addestramento militare nelle file del granchio, non è detto che sia No, grosso. ma Credo non c'è parlasse Mao dello Tsukai. Shuten Doji. No, non c'è. Certo che c'è. Non ne No, siete non ne sicuri. siamo Da quello che sicuri. sapete è difficile, ma non è nemmeno impossibile. Ma allora stiamo mandando a morire tutti quei poveri granchi al Tempio del Veleno? No, perché mandarli a morire? Perché se lui è ancora lì, loro non sono prescelti degli dèi, noi lo siamo, i lupi. Ululano Loro sono al cerchio degli inquisitori celeste. specializzati nel distruggere cose come quelle E si è cose visto com'è andata anni lì. Beh. fa. Guarda che vi state dimenticando un piccolo particolare, non è nemmeno al tempio del veleno. Quindi, secondo la Da volpe, è quello, sicuramente qui. o è qui o è con l'esercito che si è spostato. Esatto. Sì, ma visto che gli dèi vogliono sempre degli... E una divinità, cioè Izawa, giusto? Sì. Ci ha detto che o moriremo e si distruggerà gran parte dell'impero, oppure avremo successo e fermeremo questa minaccia per i E giorni a porteremo 1.000 anni venire di e pace, sì. mille anni di pace.
Avete, adesso voi, Ida, so che tu non sei un grande lettore di, come si dice, narrativa generica, ma leggi solo la roba da guerra, 70 flessioni, ci sono più numeri che figure in quello che leggi tu. Quanti racconti o storie avete sentito di persone che hanno portato a 1000 anni di pace e prosperità senza uno scontro con il male puro? Avete una testa davanti che esibite davanti al muro da chissà quanti anni? Finirà Non riesco a per capire. forza così. Ci sarà per forza lo scontro con il Matsukai, quindi per Sì, forza è qui. Dobbiamo assolutamente, Kitsune, sì. Va bene. prepararci come se lui fosse qui. E Beh, è giusto. Comunque, quindi prepariamoci cosa all'eventualità. cambia? Quindi alla volpe, per rendere meno efficace il potere malvagio, ma nulla rispetto al potere della natura e del fuoco che ci Sì. circonda, ha bisogno di una lieve preparazione prima che le spade vengano sguainate. La cosa più ideale sarebbe Vabbè, ma avere gli tendiamo un una agguato. trentina, quarantina di secondi. Tempo di recitare un paio di preghiere Sì, questo prima non di ce lanciarsi. l'hai. Questo non Non è cambia. detto. Ma come no? Dobbiamo elaborare un piano per assicurarci che la volpe abbia questi 30-40 Ma lo secondi. stavo elaborando, Kitsune! Ti sei svegliato dal Volevo mondo dei mettere kami. l'enfasi su questo punto che secondo la volpe è il più importante. Secondo noi un nemico è un nemico. Quindi un piano vale un piano. Non è così in realtà. Però. In questo contesto, quale differenza ti può fare? Inoltre ti ricordo che il Mao Tsukai ci ha più volte ascoltato anche quando noi credevamo non potesse farlo. Quindi lui potrebbe già essere informato di quello che stiamo pensando. Certo, appunto per quello bisogna assicurarci ancora di più che la volpe abbia il tempo di prepararsi prima dello Sì, e scontro. questo va bene. Vorrà dire che te ne starai dietro rintanato mentre noi cerchiamo di darti 40 No, perché secondi. dovete esserci anche voi, altrimenti la volpe sarà protetta dai poteri del Mao Tsukai e i compagni della volpe probabilmente si gelerebbero e tirerebbero una freccia nella E fronte della quindi volpe. che cosa gli raccontiamo per darti 40 secondi? Cioè, qual è È quello che bisogna pensare. l'effetto? Qual è l'effetto? Allora, calma. Ti faccio ripartire da dov'ero, così mi segui. Sulla sinistra della locanda facciamo trovare un carro rovesciato. Di lì non possono Questo stiamo passare. dando per scontato che loro arrivino qui pensando di essere ancora nascosti. Ok, vabbè, sì, se no non quindi verranno come se nella fosse nostra una vita locanda. normale, Io ok. gli ho dato le generalità che mi ha descritto Ida, li dovrebbero riconoscere, ci sono i miei uomini a giro, dovrebbero portarli dentro questa locanda perché sarà la più conveniente della città. Ok? Ok. Da Penso gli sinistra. interessi più la furtività che la convenienza. Siamo nella parte più esterna della città e anche la più vicina al porto da un certo punto di vista, quindi mi sembra che abbia scelto la locanda con la posizione migliore. L'obiettivo quindi di questo gruppo è sicuramente recuperare quella cosa. Quella cosa. Fin, fin. Oh. Non perdere me. Io non ci sono. No, stavo guardando se c'era un Kami che mi potesse aiutare. No, non c'è nessun Kami, Kami. Quella Non c'è nessun cosa, e Kami. faccio con l'occhio indicando verso la spada che c'ha Ida. Ho capito, ma se vengono, vengono qua per quella. Verranno. Questo quello l'abbiamo dato per certo, che stanno venendo qui per Se il prendere Mao Kulda. Tsukai la sente come ho pensato, perché c'è metà della sua anima lì dentro, sarà attivato Non come diciamo dovrebbe. cose, non entriamo nei Esatto. dettagli. L'ho già detto mentre eravamo alla taverna del Dio. Evitiamo di ripeterli. E va bene, allora perché me le vuoi far ridire? Allora, qui sulla Ma se sinistra. fino a 2 secondi fa la volpe diceva Kitsune, quella zitto e cosa lì, ascoltami! gne, gne, e tu hai dovuto dire il nome della cosa che era. Vabbè, wow, ho Ce sempre l'ho saputo al che. piano. Kitsune sta davanti e li affronta e noi lo spalleggiamo da Kitsune dietro. davanti e dietro tutti quanti. Esatto. È metallo, lo so, ma chi te Per voi sarebbe frega. morte certa. Oh, anche per te. E se arriva dietro da Ida col martello, sì, è morte certa. Dicevo, comunque, guarda, non è difficile. Da di qua non potranno passare, dovranno passare di qua. Qua giù farò trovare la strada intasata perché stanno portando al mercato del pesce e altra roba. Quindi dovranno passare da qua giù. Noi aspetteremo da qua dentro che li vediamo arrivare, così tu hai il tuo tempo per fare le tue invocazioni e preghiere. Poi sgattaglialo fuori e vado sul tetto, mentre Ida li intercetta da qua e li aggiriamo dall'altra porta. Stessimo giocando a Go,
ti direi che è un piano infallibile. Il problema è che vabbè, i pezzi dai, non si muovono in questo modo. Ho capito. Nella vita reale. Nessun piano verrà mai esattamente. E se questo non dovesse funzionare, qual è il piano B? Improvvisiamo. Come no, abbiamo fatto finora. No, no. Quello non è un piano. Ma forse gli dèi ci hanno scelto perché improvvisiamo bene. Scusa. Non è da escludere neanche questo. È inutile che stai a fare 3000 piani, non puoi prevedere tutto. No, però almeno prevedere il caso non dovessero entrare in città perché sentono che qualcosa è losco e decidono di fare un campo lontano da qui. Li noteremo e ci accorgeremo di conseguenza per attaccarli di notte. Kitsune, non posso prevedere tutto. Intanto vediamo se arrivano qua, se arrivano la qua. La volpe è quella che chiede che si elabori un piano decente. Capite, dei? Chiunque stia ascoltando, anche tu, Mao Tsukai? Capisci? Contro cosa stai andando incontro? E col culo, forse. Abbiamo finito? Non abbiamo neanche iniziato. Esponi il tuo piano. Cosa succede se qualcosa... No, non ti ho detto esponi una domanda. No, ho detto esponi il tuo piano. Alla volpe va bene questo piano, ma... Cosa accade se dovessero accorgersi subito che c'è qualcosa che non va una volta dentro la città e iniziassero magari a far casino in città? Per me succede la cosa più divertente, cioè l'affrontiamo. Ok. Io farò in modo che le persone... In qualsiasi punto... Sì, sì, certo. Io farò in modo che le persone qua giù siano tutte informate che ha una certa ai primi segnali di combattimento. No, no, assolutamente no. Io non vorrei coinvolgere i civili. Bisogna coinvolgerli in questo caso. Certo, così magari diventano ostaggi. Non sono... Perché sacrificio per l'impero bisogna farlo. No, ostaggio che ricattano Ida. Lo sai che io gli pianto una freccia e ci passa attraverso. Ma non posso ricattare Ida quando c'è un cadavere carbonizzato con una freccia nel cervello. Con cosa lo ricattano? Ho capito, ma è una città, c'è tanti personaggi da ricattare. Se avvisiamo le persone di quello che sta accadendo, sicuramente lo noteranno che c'è qualcosa di strano. Farò in modo che arrivino alle orecchie delle persone giuste. È in fin dei conti una delle città. È una città delle mantide? No. Con gran controllo della mantide? No. Però hai... È tipo neutrale. È abbastanza neutrale. È in, a metà tra quattro allora, territori condivisi. Io non so, Iwao, se tu, visto che hai viaggiato con noi solo recentemente, non so se tu eri... No, solo recentemente, le lupi facevo parte anche prima. Sì, ma delle ultime cose, come vediamo spesso noi, come ci possiamo chiamare, avventurieri, mercenari, no, avventurieri, per l'imperatore, grandi avventurieri, impariamo, dettagli di mercenari, affrontando le difficoltà, impariamo cose nuove, a combattere meglio, impariamo a sfruttare meglio il potere dei kami. Sì, arriva la quadra. Tu non eri qui quando Xiang era all'apice del suo potere. E Xiang è una persona, possiamo dire, normale, anche se in realtà è Xiang, quindi non è proprio normale. Era. Xiang, uno dei suoi poteri minori, era praticamente percepire tutto quello che c'era intorno a lui entro decine di metri. Dobbiamo dare per scontato che qualcosa di simile potrebbero averlo anche loro. E quindi? Quindi... Se mettiamo delle persone nelle case che sono lì che aspettano sentendo i passi fuori, fanno stanno arrivando, ok, tra poco ce ne andiamo, perché sono due babucchi ignoranti mercanti che stanno cercando di salvarsi il culo. Non hai capito, basta far spargere la voce che potrebbe esserci una rissa di scappare dal mercato del pesce, così nessuno verrà nella direzione dello scontro e nessuno cercherà di fermare la rissa prima che avvenga, visto che lo sanno due giorni prima. Nessuno vuole morire. Se lo fai spargere come un regolamento di conti fra bande. La volpe non riesce a capire è come sia possibile. Quello che sto dicendo. La volpe non riesce a capire come la mantide abbia potuto asservire la volpe. Non è infattibile. Con sinceri mentire? Fattibile. Sì. Se no potremmo fare una cosa diversa. Aspetta a tirare. La volpe lo vediamo, ma sentiamo prima la tua. Se no potremmo prendere non solo un carro, ma più di un carro, riempirlo di materiale infiammabile, stringerli, fare spingere questi carri alla popolazione, stringere loro in un punto, assediarli con i carri e incendiare i carri. È un'ottima idea. Loro si trovano all'interno di una piazza circondati dal fuoco. Ma la volpe fa un'aggiunta. Uno spiazzo. Uno spiazzo. Abbiamo due giorni. Quanto tempo ci vuole per far arrivare uomini dal granchio?
in questo momento troppo, perché quelli che ci sono disponibili sono tutti sul muro e da lì non si muoveranno mai, e tutti gli altri sono con l'esercito una parte a nord. Non importa, alcuni quelli più vicini non ci arrivano. In due giorni non ce la farebbe da nessuna parte? No. Voi uomini, chi c'è qua? Ci arriverebbero della mantide? No, quelli che sono qua. Quelli che sono già in città. Da dove potrebbero arrivare di una cosa medio importante in due giorni qua dove siamo noi? La gru. Che però, la gru però sono un sacco spie, no? Sì. No, sono un sacco politici. Ma sono un sacco romano. Non c'è qualche spia guerriero anche? Nel nostro caso sono un sacco romano. Esatto. Non posso sapere se c'è qui entro due giorni di distanza, magari un po' di meno andando ad aiutare in qualche modo, non troppo, non meno di un giorno però, che abbiano una 30-50 guerrieri o persone decenti, anche non guerrieri in addestramento ma decenti nella zona. Carne da cannone, insomma. Fai un tiro di difesa e fatemi anche un tiro di conoscenze difficile. Difesa che è 30? No, difesa questo... No, difesa è 25. Quello di conoscenze in realtà è ancora più di 30. È sui 40, perché non è una roba scontata. E soprattutto va contro molte delle cose che avete pensato negli ultimi anni. Quindi vuoi difesa? 30 difesa. Raccogliendo favori probabilmente da qualcuno che ha a che fare con tuo padre nei dintorni... Prendendo diversi piccoli... Chiave della volpe sarebbe anche meglio. Diversi piccoli centri da cui magari dipendono per il commercio con tuo padre, dovresti riuscire a raccoglierli. Perché l'idea della volpe è questa. Poi se è stupida evitiamo proprio di fare tutto questo. Sostituiamo la gran parte dei cittadini qua con gente scelta e facciamo... Non avete letto quel racconto? Quegli vari racconti dove ci sono di spie, di ninja, dove... Già ti sa che porta il bebè in giro, ma in realtà sono tutti d'accordo. Mi hai appena detto che io leggo solo cose marziali. Beh, questo più o meno è marziale, spia, infiltrazione, omicidi. No, ma io solo numeri, mi hai detto. Ci sono un sacco di numeri. Potresti ribaltarti alla vista della volpe, se tu l'avessi letto. Comunque hai idea di quello di cui sta parlando la volpe? Sì. Sono cose che di solito fanno gli scorpioni. Gaida, questa situazione sta piacendo sempre di più. È chiuso in città, si vuole chiudere fra quattro mura e in più anche con un esercito. No, di mettiamo un po' di uomini strategici, così evitiamo il problema di civili inesperti che facciano scoprire tutto. E abbiamo anche, in caso, se ci dovesse essere bisogno, qualcuno che potrebbe fermare le vie di fuga. Magari non gli diciamo di partecipare al combattimento, ma se uno di loro dovesse scappare per uno dei vicoli, li possono saltare in cinque a coltellarlo. Anche perché se sta scappando sarà ferito, avrà qualche problema. Sa che io ragiono da mantide, fate voi. Questa mi sembra più una cosa da Ida, anche se è da scorpione. Che cosa? Mettere persone... militarmente decenti nella città in punti strategici. Una cosa da Ida sarebbe far picchiare contadini, rondini, pavoni e tutto quanto direttamente contro i nemici, staccare la loro testa e attaccarla su un palo sopra il muro. Ma a parte questo, tu mi hai chiesto cose da Ida. Mi hai appena dato del ragno. Saremmo usciti, no. Saremmo usciti dalla città e li avremmo affrontati lì, intercettati fuori dalla città. Il problema è che noi non siamo nel numero in questo momento per intercettarli fuori dalla città. No. E soprattutto, anche avendo la numerica, siamo in una condizione di non poter affrontare in campo aperto se c'è il Mao Tsukai. No. Quindi... Perché? Perché non sappiamo cosa lui possa fare all'ambiente. Se tu sei in grado di sparare raggi fotonici dalle mani, anche il Mao Tsukai probabilmente... Beh, ma io credo di essere molto più forte di lui. Sì, in quella specifica cosa. Ok, però magari ha qualche cosa di... Mm-hmm. Quindi secondo me questo ambiente è un ambiente molto, molto utile a sfruttare le caratteristiche di Wao e soprattutto di Akuseki. Akuseki si è dimostrato formidabile. Non stare male? No. Beh, effettivamente. Si è dimostrato formidabile... Saltare per i tetti, non so se ve lo ricordate. No?
Quindi forse. Quindi forse dovevamo, invece dei lupi dovevamo chiamarci i grilli. Ma allora. Le la... scimmie. Anche le scimmie. Sì, le scimmie credo che vada abbastanza bene. Le scimmie non è male. Sono animali molto potenti. Oh sì, certo. Alle volte anche abbastanza stupidi. Hanno il doppio dei nostri pollici opponibili. Comunque, Roberto. Roberto, non Kitsune. No, Roberto. Okay. Tu prima hai detto qualche cosa della gru di Kakita, di Kojiro. Quindi adesso Kitsune ha un po' questa voce che gli rode nel cervello. Fai quella prova di conoscenza che avevo detto. Sì, me l'ho perso sull'altra. Conoscenza di? Quello. Conoscenza generale. Conoscenza in generale. 100. Uno, conoscenza 100. È awareness, int. Int. 100. Quindi tiro con quest'anello, quindi sono anche quello, quindi sono 7, 8. No, perché non è l'incantesimo, 7. Quindi come se avessi 7 più 1, 8, tengo 7. Conoscenza 1. 1, sì. È molto intelligente, però è un ignorante capra. Scusa, da come funziona il tiro dei dadi è troppo più importante l'anello. Praticamente Kitsune legge rotoli in bagno. Sono quelli di carta igienica, tra l'altro. Però ha una memoria praticamente, sì, ormai quasi identica. Tengo 7 però. Esatto, una memoria quasi identica. Ti dico, la legge... Cioè, uno che ha 9 di conoscenza e 3 di intelligenza, sono meglio io. Sì. Non è che solo ti dico perché c'è un 10 e tengo tutto. Non è un granché. 9... 16, vabbè, 24, 34, 40. Vedi, io è 40 che avevo detto prima. 40. No, hai detto 40. Sì. E anche 30, e hai fatto 30, cioè il Mao Tsukai. A te continua, adesso che stai pensando a chi potrebbe essere che vi dà degli uomini. Gli uomini di tuo padre, ok, li potresti raccattare. Però vi dovreste separare perché per coprire tutti i villaggi, certo, da cui dovete andare a prenderli non fareste altrimenti in tempo. L'idea di Kakita sarebbe ottima se lui non fosse un Ronin, come ha detto Ida, che ha rinnegato la sua famiglia e tutto il resto. Qual è l'idea di Kakita? L'idea di usare Kakita per raccogliere gli uomini. Ah, ok, non avrei mai mandato Kakita. No, però l'idea di usare Kakita perché erano gli uomini della gru poteva essere un'ottima idea se lui non fosse un Ronin. E questa cosa però comunque a te continua un pochino a dare fastidio, perché tecnicamente se tu volessi andare sui cavilli, e alla gru piacciono tantissimo i cavilli, e poi io c'ero andato ai cavilli perché l'avevo reintegrato, gli avevo dato il wakizashi, esatto, soprattutto perché adesso, dopo che a parte quello, ti viene in mente che in realtà perché lui è un Ronin? Perché ha ucciso. Ah, si è autoroninizzato. Si è autoroninizzato. Ma questa è una cosa estremamente onorevole. Giusto. Quindi per la sua famiglia lui non è un Ronin. Giusto. Quindi se lo convincete a tornare per la sua famiglia. Faccio proprio in mezzo così, mettendo le grandi pensieri. E in più potrebbe anche esserci la cosa simbolica che io gli avevo donato un samurai onorevole, prescelto dagli dèi adesso, con testimoni. C'è tutto il granchio, testimone. Gli ha donato un wakizashi reintegrandolo. E in più lui non è rimasto. Sì. E lui non è mai stato allora. Un Ronin in realtà. Kakita. Infatti. Potrebbe esserci un problema con una tua promessa. Per adesso. Ma conoscendo Kakita non sarà un grosso problema. Ma potremmo prendere quelli della gru. E allo stesso modo riabilitare il nome di Kakita. Perché se ci pensi, cosa ha fatto Kakita? Ma non perché? Devo... Perché è diventato un Ronin? Devi convincere lui, non me. No, ma lui chi se ne frega di Kakita. Andiamo prima noi. Sì. Ma mettiamo buone parole, una volta che arriva Kakita lì, tac, una gru in trappola. Sì, proprio che ha trovato. Sì, esatto, perché solo si immagina Kakita che arriva lì, fa perché ci sono tutti i miei parenti qui e cade una rete sopra. E disegnino la testa di Kitsune. E poi subito dopo lui triste che è seduto a un tavolo da te che beve il sake, mentre gli altri gli fanno un sacco di complimenti, lui dice no, ma io sono Roni, io sono Roni. Non smetti di dire cazzate. Non vale se ti autororinizzi. Wow, questa è un'idea molto mantide. Ci potresti mettere un po' di... No, è molto Kitsune, però va bene. Beh, provo. Anche voi... A me piacciono fregare i cavilli che si crea l'impero, che secondo me non dovrebbero esistere in parte, però... Per te e per la Mantide è un
cioè, non siete nati, con tutto il rispetto, come dei pirati, e lo siete tuttora, nel senso più stretto del termine. A voi piace fare, siamo corsari, vi piace fare sempre le cose un po' quelle sulla linea di demarcazione tra le acque internazionali e quelle normali della legge, e questa più o meno è così, no? Guarda, solo che poi non ci potrei più combattere a meno che lui non si rironinizza dopo che abbiamo ucciso il Maotsukai. Vi rironizzereste voi se il Kakita della città di Kakita rironizzasse? Io manterrò la mia promessa qualora Kakita decida di esigerla, punto. Quindi questo mi servi più tu, perché Ida non è capace. Come intrappoliamo Kakita? Non era bello essere Xiang, visto? Come intrappoliamo Kakita? Politicamente. Bene, gli fai avere la cosa in mano. Andiamo noi a parlare prima? Se lo vuoi mettere in gatto, sì. Sì, no, con Kakita è l'unico modo. Deve essere in trappola e circondato da tutti i lati. E così si trova la cosa fatta e non può muoversi. Deve essere costretto a combattere. E in questo caso non credo che combatterà prendendo a spadate in faccia i suoi parenti. Eh no. Quindi ci stupirà, ci fregherà in un'altra maniera. Tra quanto, dovrebbero, però, arrivare, intanto... tra quanto dovrebbero arrivare? Domani? Sì, da quello che sapevate era domani mattina. Se tirate... Io posso volare a tipo 6 volte la velocità di una persona normale. Però non per tanto tempo. Posso farlo in teoria sulle colline. Ok. Però... perché altrimenti se usate il teletrasporto della Terra, No, è lento. È lento? È un pochino più veloce della velocità normale. Ah, ok. 6 volte mi sembra più veloce. Allora 6 volte più veloce. Perché posso... puoi anche portare qualcuno. Facciamo 6. Posso portare qualcuno, il problema è che dura un minuto. Ah. Solo che per un minuto sei un jet. 6 volte non è un che... jet. No, è di più di 6 volte, sono tipo 40, quanto si muove uno? 40 come simple action. Ti muovi a 20. 120 metri in un round, se vuoi. Ma per un minuto fai un chilometro e l'acqua per 10 per 2, quello di cui si muove uno, in metri. Intanto che io controllo la pergamena, voi se volete discutere di qualcosa... Bene, è tornato nei suoi pensieri. Ci discutiamo di tattica in caso. Ti piace il mio piano o pensi ci sia altro da fare? Perché questo edificio dà su tutte e quattro. Alla Volpe piaceva anche i carri infuocati. Magari non subito, ma appena dopo. In modo che... sì, sono cose che devono spostare allora, persone avvezze, perché devono essere piazzati bene, non devono concedere una via di fuga. Non ti preoccupare, conosco persone che possono farlo. Va bene. Devo tirare qualcosa per vedere se conosco persone. No, se li convinco. È water per 20. Allora è tanto. 80 metri. Tu no, ti muoveresti. No, questo è il mio. No, è quello, è quello acqua è water per 20. Ah, water per 20. Sì. Ah, un cazzo. Fai lo scoiattolo. 80 metri. Di fai lo scoiattolo, quello che c'ha l'apertura all'aria che va da un albero a un albero, basta. Comunque un cami dell'aria vuota che 6 volte la velocità di una persona normale è sempre bello. Kitsune è rimasto in shock. Sempre bello, nel senso che è una cosa buona o era ironico? Era ironico. Ah, era ironico. E di brutto anche. Allora, 6 volte prima una persona normale vuol dire che se uno mi insegue, se volte prima di lui gli spari raggi. A quanto voli tu adesso? Io adesso voterei 80. No, tu Roberto adesso, a quanto voli? 0. Ah. Quindi? Beh, dipende. Volare 6 volte la velocità di una persona normale è? 0. Hai ragione, ok. Grazie cami dell'aria. Grazie cami dell'aria. Per quelli cami dell'aria vedi che mi odiano. Sai quella cosa degli scherzi che ti fanno i cami, ecco. Ti prendono anche per il culo. E ci riescono benissimo. Allora, tu volevi convincere qualcuno a fare qualcosa? Sì, incontro persone in un paio di rete, anche alla locanda dove sono. E allora è più un tiro di tentazione, caro mio. Ma mi vuoi di tentazione? Sì. Allora spendo un boy. No, ce l'ho già 9. 9. Uno, due, uno. Aspetta, questo è un 10. Tanto ne tengo 6.
Ok. Non è male. 10, 20, 20, 35 e passa. 100. 50. Ok, di cosa esattamente vuoi convincere qualcuno? Se ci sono degli uomini pagandoli, per tentazione, diamogli qualcosa su cui tentare, che possano rovesciare e immobilizzare certi punti della strada a un determinato segnale. Beh sì, qualcuno lo trovi. Tipo 4 carri, 4-5 carri per bloccare le principali vie. E poi mettersi lì dietro con arco e frecce e non chiedere niente di più. Cioè, che se la situazione si fa merda possono tranquillamente scappare. Sì, allora fai un giro fino al molo dove più probabile trovare mantidi, sì. O mantidi o comunque gente che ha simpatia alla mantide. Ok. E anche perché trovare mantidi vuol dire trovare dei samurai, e i samurai poi ti farebbero sicuramente domande sul perché, cosa. Io intendo vassalli della mantide. Qualcuno lo trovi. Bisogna trovare delle personacce qua. C'è qualcuno con un cavallo qua che abbiamo visto? Ari, eccolo. Cerca la Ferrari. Se faccio 10. 8, 9 o 10 sì. Non posso aiutare perché sono prescelto dagli dèi. No. 8, 9 o 10 è già 10. Aiutato dal prescelto degli dèi. 10. Quindi costa anche la metà perché 10 si ritira. Se fai 10 di nuovo 5, mi spiace, no. È un cavallo con 6 zoccoli. C'è un tizio con un cavallo? Un tizio con un cavallo, avete sentito il rumore di zoccoli di cavalli mentre passavate, guardavate intorno per le strade, quindi qualcuno c'è sicuramente. Io vado a cercarlo, voi continuate con i piani. Io non ci sono. Lui è al molo. Io vado a cercare il tizio con il cavallo. Io bevo. Perché non ne puoi più. Io prendo del sake e comincio a bere perché... E tu vai a cercare il tizio con il cavallo. Non ci metti molto perché il cavallo comunque lascia tracce notevoli. Chiaro. Per strada. E verso il centro della città, vicino a una delle case di divertimento più grosse della città, trovi il cavallo legato fuori. Di fianco c'è un samurai dell'unicorno, lo riconosci? Ah, ok, non è dentro. No, lo riconosci dalla... La vecchia Bayushi a cavallo che scappava. Che ti troncavi le ossa. Sì, ma... Che vergogna. Arrivavi che eri un purè. E no, c'è un samurai dell'unicorno che lo riconosci dall'armatura un po' porpora con pezzi di pelo sui bordi. Che sta chiacchierando con una ragazza della casa di divertimento. Che mi avvicino e provo intanto ad ascoltare su che punto della conversazione sono. Beh, gli sta raccontando di quando lui da solo ha sconfitto degli oni a nord. Lei sembra molto impressionata, o come se stesse dicendo anche sì, impressionata perché è il suo lavoro. Esattamente quello. Ok, allora mi avvicino. Probabilmente ha sentito delle storie molto più... Io mi avvicino e... Con rapidità di mano voglio, perché la tizia com'è messa? Sarà tipo la tizia è in maniera molto rispettosa della posizione del samurai, ma comunque si sta tenendo verso il dentro della casa di divertimento, proprio sull'uscio. Fa la butta dentro praticamente. Ok. E mi avvicino, come sta, come è messa con le mani? Ah, le mani incrociate. Allora mi avvicino, le maniche del kimono. La guardo. A che mi sa, con rapidità di mano voglio metterle dei soldi in mano. Dai. E le metto 10 zeni. Sono un botto. Sono tantissimi. Meno di un koku, ma tanti. Le metto 10 zeni. Vai, fai una prova di rapidità di mano. Che adesso fa fumble, gli cadono per terra. Beh, non credo proprio, perché sono 10k7. Sai mai, tutti uno. Delle volte. Tutti uno può capitare, chiaramente. Intanto ne tolgo 3, 2, 3, 10, 20, 37, 46 e 12, 58. Riesci a infilarle i soldi in mano? È quasi metallo, tra l'altro. Che mi sa? Oh,
conoscete il nobile? Voi siete, scusate, questa volpe non ricorda il vostro nome, ma ha sentito parlare di voi. Voi non siete colui che ha ucciso gli oni a nord delle, ripeto, le cose che stava, di cui si stava... Vedo che le mie gesta sono già arrivate anche in queste terre dimenticate dai kami. Perfetto, molto bene. Quindi se sapete già chi sono, sapete che solo il meglio è accettato dai campioni del clan dell'unicorno. Oh, certamente. D'altra parte, immagino che voi... Scusate, non volevo interrompervi, perdonatemi. Comunque garantisco io per lui, se per questo nobile samurai, se ci sono problemi. Mi sa, in quanto, ripeto, le sue gesta sono narrate spesso e magari dopo questo umile volpe potrebbe chiedere un favore a un così nobile samurai. Dite, io sono sempre aperto, un utaku non si tira mai indietro da una sfida. Cosa avete da fare per il prossimo giorno e mezzo? Contavo di godermi le bellezze del posto, ma... perché? Questa volpe ha... si prepara a un conflitto importante, un duello dove probabilmente perderà la vita. Ma non ci si può tirare indietro. Ovviamente. Una delle cose che... ha sempre desiderato e disposta anche a fare favori o pagare cospicuamente, è avere un passaggio da un nobile samurai su una nobile creatura come questa. Soprattutto c'è un... guardo lei come cercando di fare un gioco di sguardi per vedere se mi appoggia. Purtroppo... un membro del clan della gru c'è stata una scommessa prima di questo duello, questo nobile uomo, e detto che mai la volpe, una avrebbe mai visto una volpe su un cavallo, si chiamano, giusto? Mai avrebbe visto una volpe su un cavallo, e prima di morire questa volpe vorrebbe veramente poter vedere la faccia di un membro del clan della gru che ha osato offendere il suo onore, cadere e sciogliersi di tutto il trucco che possiede. Devo ammettere che sarebbe molto interessante vedere una gru perdere finalmente la sua compostezza, quindi non vedo perché no. Ovviamente divertitevi quanto volete, giusto, purtroppo il duello è tra due giorni. La locanda sarà ancora qui fra due giorni. Beh, faccio un inchino un po' più... come hai detto che si chiamava? Utaku. Utaku-sama. Kitsune è al vostro servizio. Quando volete, state veramente dando un perché alla morte cui si accinge ad andare questo samurai. Se posso rendere la vostra morte più piacevole, salite in groppa. Ti dà una mano a salire perché okay. Sa che non è una roba normale. E sale dietro di te, slega il cavallo ovviamente e vi dice: beh, tenetevi il più stretto possibile. Oh, certo, io faccio ringraziamento alla tipa. Lei, contando le monete, fa un inchino molto contento. E poi quando fai il contento faccio: al ritorno trattate bene questo nobile samurai che sta facendo più di quello che dovrebbe per aiutare un qualcuno a entrare nell'ordine della ruota celeste. Sarà trattato con i migliori riguardi, degni solo dell'imperatore. Cincenno, ti attacco. E poi durante il viaggio gli racconto tutte le peggio palle, leccandogli il culo nella maniera più grande possibile, per poi fargli raccontare un sacco di storie per farlo rimanere in città nei due giorni, così in caso si mette a picchiare il Mautsukai se succede qualcosa. E io vado dalla gru. Perfetto, tu sei partito senza dire niente a nessuno. Purtroppo no, preso al momento. Beh, oddio, aveva parlato di questa cosa, quindi se non lo vediamo... o lo date per morto. O lo diamo per morto e quindi siamo tutti felici. Ho fatto anche scena apposta per la tipa, lasciargli quasi un koku.
e noi andiamo a cercare una donna che non sappiamo. No, però se non trovi Kitsune a una casa di piaceri, lo vai a cercare. No, Kitsune? No, quando mai hai dato... Non sei a Kuseki. Beh, ma non è disonorevole andare a Kuseki. No, è che questa campagna non ci sei mai andato. Ma perché stavamo in giro cercando di salvare il mondo? Ma va, c'era Kuseki, fra un po' ti ci portava. Dove, vabbè, vedo. Vabbè, cosa volete fare? Tu hai trovato... Io ho trovato chi e come. 4-5 uomini disponibili. Galop. Espongo a lui che le vie principali, volendo a un segnale, possono essere chiuse e incendiate, in modo tale che nessuno possa fuggire facilmente. In più ci saranno un paio d'acceri dietro questi carri che bersaglieranno chi prova a fuggire. Potrebbe essere una buona idea. Io più di così, no. Un'arena. Ivao-san, avete già compiuto tanto. Potrebbe essere una buona idea riuscire a portare avanti questo piano. E adesso dovremo condividerlo con Akuseki e con Kakita quando arrivano. Akuseki potrebbe essere l'altra persona che con voi sta sui tetti. Quindi la seconda persona che attacca dall'alto. Io direi che soprattutto ora abbiamo bisogno di travestimenti di questo edificio qua giù. Cioè, nel senso, ci faranno qualcosa qua dentro a questo edificio che è nel mezzo del fulcro della battaglia. È probabilmente casa di qualcuno. Dimmi tu. Sì, è casa di qualcuno. Prima mi faccio dire chi è, magari cerco informazioni. E poi vado a parlare con questa persona insieme a lui. Il proprietario della locanda ti dice che quell'abitazione è di Sasagaki Masamori, che è un commerciante, uno dei più vecchi commercianti della città per quanto riguarda i tessuti. Per questo ha una posizione pur non centrale, ma centrale nel mercato. Beh, nulla ci vieta di farci due chiacchiere. No. Né di proporgli un affare. Ah, beh, quello senza dubbio. Andiamo. Andiamo dal mercatante di tessuti. Andiamo al mercatante. Il negozio è aperto perché comunque è mattina, quindi è lì. Vi vede avvicinarvi e mettendo in bella vista le sete più ricche che ha, fa un inchino. Vi dice: cosa può fare questo mercante per due nobili samurai oggi? Vabbè, vedo che avete della magnifica merce di qualità. Possiamo vantare le migliori sete e i migliori tessuti di tutta la città e forse anche di tutte le prefetture circostanti. Oh, complimenti. Ma ditemi, come vi procurate queste merci così raffinate? Beh, vengono prodotte solo dalle migliori mani che l'impero abbia a sua disposizione. Le cortigiane? Esattamente, ma tu non ci sei. Ah, io nel frattempo, mentre lui conversa amabilmente, siccome non sono avvezzo a queste cose qua, comincio a toccacciare i tessuti, no, proprio facendo delle manate, esatto, facendoli non ridire. Lui vorrebbe dirti qualche cosa ma non può. Beh, mi dica, ma cosa ne penserebbe di un di acquisti di materiali che devo dire pregevoli, ma ne conosco di migliori? Sicuramente, forse dei samurai avvezzi al viaggio come voi preferiranno, e toglie le sete da sotto le mani di Ida, dei tessuti più resistenti e robusti come questo. Come questa pelle di scimmia. No. Vedi che buona Ida. Io comincio a toccacciare anche quello. Quello è vero, più tranquillo. È più coriaceo, è più grezzo questo tessuto. Sì, in effetti mi piaceva di più quello di prima. Esatto, perché tu cerchi, vedi, come... Quando un samurai vuole dormire la notte, vuole dormire fra le lenzuola più comode. E quelle che avevi in mano erano di media qualità. Non è che me le potrebbe riportare un rotolo? Ma di la verità, come hai dormito sull'isola dell'Amantide? No, bene, bene, è vero.
perché voi non conoscete i bacchi. Ho mai dormito, Sita, ho mai dormito sull'isola della madre. Decidilo tu. Sì, dai, una volta. Ci sta che una missione della mattina l'abbiamo fatta. No, è che c'era la nave di mezzo. Baracus. Beh, esatto. No, il più difficile era portarlo dentro la nave. Esatto. Ovviamente l'avete sedato anche quella volta. Ovviamente, è l'unico modo. Non in maniera elegante come Akuseki, ma... Nell'altro c'era il sake. E... Vedi, queste sete sono di media qualità, ma io ve ne posso presentare di migliori. Venite con me al porto tra un paio di giorni. Vi presenterò qualcuno. Si rilassa quando gli dici tra un paio di giorni, perché almeno può sistemare le cose. Temeva che lo trascinassi adesso. No, buon amico. Lasciando me lì dentro. Esatto. Quello era quello che temevo. No. Se lo sbattevo fuori di casa, questo chiamava le guardie. Io ho bisogno di buttarlo fuori di casa il giorno che mi serve. E io incomincio a imbastire un contratto in maniera che sia credibile. Ok. Allora, mercanteggiare... No, qui è... Sì, però stai comunque cercando di mercanteggiare. Perciò... Mm-hmm. Puoi farlo, ma mercanteggiare è una roba che è leggermente al di sotto di quello che dovrebbe fare un samurai. Quindi fammi poi un tiro di onore facile. Oh. Beh, ora, io più che mercanteggiare qui sto imbastendo una truffa. Sì. La mia idea è questa. Ma stai cercando di farlo in modo che sembri mercanteggiare. Esatto. Quindi poi la voce che gira su di te è quella. Che io per un amantide... Non gli ho mai detto il mio nome. Vabbè, si vede che lui è un granchio, che tu sei un amante. Ah, va bene, ok. Va bene. Serpente. Quindi... Serpe verde sempre. Ah, ma un succhio. Si diceva un tiro d'onore facile? Un tiro d'onore facile, anche perché comunque sei un amantide, quindi avete già una pessima reputazione. Quindi tira il tuo onore e fai 3. Almeno sì, fai almeno 10. Boh, hai fatto 21. 22. Lo sto facendo per motivi onorevoli. Un po' come la fuga di Kitsune. Esatto. Un po' meno onorevoli, ma... E... Ok. Io poi faccio in modo, sempre tramite i miei contatti, di trovare qualcuno, primo, che si intenda della cosa e che quindi che possa o avere dei contatti o imbastire una cosa che duri parecchio in modo tale da tenerlo fuori di casa. Ok. Nel frattempo vedo se c'è una copia delle chiavi a Ciro. Chiavi? Non ci sono le chiavi. No. In genere il cavistello viene chiuso da dentro quando lui la sera chiude. Si chiude. Ah, dentro. Ok. No, per entrare il giorno, vabbè, ok, poi lo studieremo. In qualche modo lo studieremo, poi lo studieremo. Non è un palazzo di pietra difendibile dall'esercito. No. È giusto per tenere fuori picca un po' noi. I malviventi, cioè voi. Noi. Ok, così fra un paio di giorni, quando dovrebbe arrivare la manda malvagia, e non siamo noi, faccio partire il contatto e lo faccio portare al porto. Ok. Così nel frattempo abbiamo dato un'occhiata al posto, che ha 4 accessi, quindi avrà 4 finestre. Sì. E possiamo intervenire quando vogliamo. Mi piaceva soprattutto perché posso uscire dalla porta laterale e andare sul mercato del pesce, che vado sul tetto. Sì, certo, bene, da lì effettivamente. Ok. Lui diventerà il punto nevralgico perché ti sposterai da dentro a fuori la linea dell'arena che creeremo. Esatto. Quindi. Esatto. Dove ci sono i cerchi, io pensavo di farci fuochi, mm-hmm. Più o meno nelle vicinanze, no. Così si bloccava tutto. E vai, passiamo dal dare fuoco alla locanda, dare fuoco alla città. Yeah. No, questo è il level up. Ho preparato la locanda già in ma i miei erano fuochi controllati. Brucia tutto. I tuoi sì, quelli di Kitsune no. Ah, però, già, quindi... è vero. Ida vuole prepararsi in qualche altro modo? Ma io voglio. In realtà, voglio usare difesa per vedere dove loro si potrebbero andare a rintanare mettendoci in difficoltà.
e voglio naturalmente tagliare fuori quella parte lì. Ok. Leggibili, complimenti, ti stai serenizzando. 27. Allora, facendo un giro per le strade intorno a dove avete deciso di fare la trappola, i punti più delicati, diciamo, sono quelli più verso i moli. Okay. Perché è vero che voi vi aspettate che arrivino da qua, ma se dovessero arrivare da un po' più sotto, non è detto che le strade che avete già previsto di chiudere siano sufficienti. Ok. Beh, io considero sempre che escano dalla locanda e da lì parte il giochino che li faccia arrivare qua, li faccia arrivare accanto al mercato del pesce. C'è una possibilità, quindi... Io gli sto dicendo le cose che capisce con... No. Poi finisco il discorso, tramite quello che ha scoperto Raida, c'è modo di forzarli con altri avvenimenti che vadino nella direzione da noi stabilita? Allora, avere i carri che bloccano le strade sicuramente aiuta, però c'è il rischio che diventi troppo evidente, troppo che li palese. State sì, quello sì, incanalando in una direzione. E se decidono, cioè se capiscono che li state incanalando, la reazione potrebbe anche essere inaspettata. Sì. Facciamo. Ok. Quanto potrebbe essere più naturale se io facessi da esca? Beh. Cioè, se mi palesassi in qualche momento e poi sparissi e poi ricomparissi e poi sparissi. Sicuramente... Sarebbe estremamente più sicuro perché. Come avete scoperto, loro ce l'hanno con... Cioè, il Mao Tsukai vuole voi proprio, personalmente. Mm-hmm. E in più... Spada. E la spada. Che bravi tu. Quello si aggiunge e in più... No, teoria da parte. Yuneshiro ce l'ha con te. È la tua nemesi e tu sei la sua nemesi. Quindi, da quel punto di vista, se tu ti facessi vedere da lui, lui probabilmente partirebbe... Correrebbe dietro. All'assalto proprio. Ok, quindi dobbiamo rinforzare la strategia dei carri con esca. Se fai da esca sicuramente i carri saranno meno palesi. Appunto. Mi dispiaceva metterti in pericolo. Tanto lo voglio affrontare, quindi. Se non ora è sul campo di battaglia. Esatto. Poco dopo. Esattamente. La spada ce l'avrà Kakita comunque. Sì. Cioè, quando arriva gliela consegniamo. Sì, questo me l'avevi detto. Anche perché lui è lo spadaccino e... migliore. Allora, io ti direi che, al di là di farsi vedere, scrivere proprio un bel biglietto nella loro camera, che tanto non sarà difficile farcelo arrivare, ho scritto ti aspetto al mercato del pesce. Sì, però vedete, a questo punto, visto che dobbiamo fargli fare un tragitto, se lungo il tragitto qualcuno crepa senza che loro se ne accorgano, o si perde, tra virgolette, ci fa gioco. Ah beh, sì, certo. Più facile crepi, ma sì. Sì, quello che gli accade. Ok. Anche banalmente viene tagliato fuori. Cioè... Alle mura? No, resta tagliato fuori dal tragitto che stanno facendo loro e poi quando loro continuano sul loro tragitto perché mi vedono e quindi mi inseguono, qualcuno se ne occupa di quello rimasto tagliato fuori, in modo che loro non si accorgano dell'uccisione, lo credano semplicemente bloccato da un'altra parte. Mm-mm-mm. Possiamo organizzarci in questa maniera? I carri vuoi sempre? Sì, certo. Deve essere tutto una... È sostanzialmente lo stesso tipo di stratagemma che utilizzi con un mostro. Cerchi di attrarlo lontano dal suo branco perché altrimenti è troppo forte, sono troppo forti. E poi lo attacchi in tanti, sperando di riuscire a staccargli la testa. Intanto Kitsune... Io ho tre domande al master prima. Sì. La prima è, con la mia intelligenza sovrannaturale, ricordo se c'è mai stato detto il nome della gru, quella che era stata trovata in Edgar, in gru abito? Prova a vedere se lo sai. Conoscenze? Sì. Non è facile perché l'unico che sicuramente lo sa è Kakita, ma difficilmente okay. Kakita. E in questo, se vuoi mettermi anche una mezza difficoltà solo per sapere di chi è, cioè identificarla come di chi era parente.
Allora, non il nome. La cosa è 45 di base. Okay. Se fai di più, sai anche di chi era parente. Non è più facile sapere di chi era parente collegata senza ricordarsi il nome. In teoria era uno dei nonni. Sì, ma se non sai chi è e nessuno ti ha mai detto mio nonno l'hanno trovato morto con la pelle appoggiata fuori. Cose che normalmente non vai a dire a giro. Ma forse a Kitsune sì. Ce l'hai fatta? Non credo. 10, 20, 31, 49. Vedi? Ce l'hai fatta. Allora, il nome te lo dico tra un secondo. Kakita Ren. Grazie. Complimenti. Era il suo PG. Era, sì, vero, ma. Era uno dei nonni di Kakita. Ok. Non è chiaro quale. Esatto. Neanche se è paterno o materno, è chiaro. No, se il nonno e la nonna, se è paterno o materno, è chiaro un cazzo. Seconda domanda. Mentre siamo in viaggio, io voglio provare a buttare lì, cosa, solo per capire cosa ne pensa lui di predestinazione degli dèi, se la storia, quella vera, mia, detta a lui sarebbe credibile dandogli qualche prova un po' più tangibile, oppure è completamente fuori dal mondo che non ci potrebbe mai credere nessuno. Ok. Quello che quando gli racconti esattamente che cosa gli racconti? Allora, prima gli racconto la parte vera, che c'ho veramente un duello, che tra due giorni potrei morire. Non ho mentito su quello, perché è più o meno un duello. Inizio a buttarla come se fosse un po' una storia, come se fosse un po' più grosso di quello che sarebbe un duello normale, provare a vedere quanto crede negli dèi, se gli potrebbe essere plausibile che un dio è sceso in terra e quello ha detto... Assolutamente sì. Ci crede? Assolutamente sì, sono un dato di fatto, non puoi non crederci. Ok, allora io gli racconto mentre siamo in viaggio tutta la storia, e quando siamo quasi arrivati gli dico che sulla parte del prendere per il culo quello della gru ho mentito, perché avevo bisogno di venire qua velocemente per questo e quest'altro motivo, e gli propongo anche, visto che gli unicorni sono fedeli alla libertà e al movimento eccetera, se vuole provare a volare in cambio di perdonarmi per la mia menzogna. Beh, credo che sia un'offerta che nessun unicorno si sentirebbe di rifiutare consciamente. Anche perché dopo tutto avete mentito per il bene, quindi è come aver detto la verità, forse meglio. Anzi, ancora di più, perché alla fine vi siete ravveduto e avete detto le cose come stavano. La Volpe può essere sincera questa volta? Spero di tutto. Sì. Si parla, non si parla così bene degli unicorni, eppure dagli unici che ho conosciuto siete tra i samurai più onorevoli che questa volta abbia mai conosciuto. L'onore per noi è qualche cosa di diverso da quello che è per gli altri. Per noi l'onore è essere fedeli al proprio signore, ma anche a se stessi e alla propria libertà. Sono abbastanza impressionato dalla cosa, perché è un po' la filosofia di Kitsune, no? Forse è nato nel clan sbagliato, pensa, ma no, poi non lo dice. E se volete vedere, prima di arrivare, perché potrebbe dare nell'occhio, il dono di Zawao, non sarebbe persona più adatta a condividere con la Volpe questo dono? Cosa devo fare? Scendere da cavallo, perché non crede la Volpe di poterlo portare. Ok, fai una prova anche di terra. Facile. Per quanto mi sono spaccato. Esatto. Io ho un più uno, perché sono una volpe. 18. Sei c'ho un dolori. Po' infastidito. Beh, io qui posso curare le ferite, esatto. Quindi magari dopo un po' di piaghe. Esatto. Ma qual è la posizione degli Shugenja? No, del sumo? No. Poi, perdonate, purtroppo, visto che durante il viaggio non c'è stato questo problema, lo prendo. Ah, vedi che per lui non è assolutamente prima un problema. Prima recito le parole. Lancio la pergamena, che è una di quelle che si bruciano quando le usi, e mentre la lancio diventa una fiammata di fuoco che ci inizia a avvolgere intorno e gira, perché ti metto tutto il tempo di lancio, mentre recito le parole inizia a girarci intorno, parte verso l'alto in una lingua di fuoco, gira dietro, arriva verso la schiena di Kitsune velocissimo, esplode in un'esplosione di fiamme, e Kitsune in quel momento si alza in volo con delle ali di fiamme e lo porto, prima vediamo se mi viene l'incantesimo.
Mi spendo anche un void. Cioè sei un petardo, bravi. È un fischio, quello che no, è come il Buzz Lightyear. È il fischione. È come il Buzz Lightyear quando c'è. 10. Comunque Luchino ha scoperto di avere a casa il manuale della Leggenda dei 5 Anelli del 1997, che deve essere un piccolo tesoro. Tienilo sì. molto bene. Sì, sì, no, no, Luchino, mi raccomando, cioè, sarebbe nascondilo. 13 dadi. Quindi è 10 e sarebbe 13 dadi K6, K8 più 3. K9 più 2. Sì, K9 più 2. Quindi 10 K9 più 2. Così tiro. Più giusto. Ah no, è 14, scusa, perché ho usato anche un void. E allora tieni tutto. Tengo tutto, quello era un 1. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 25. Aspetta, no, la difficoltà è 35 perché l'ho lanciato. Sì, passato. No, se lo lancio in un round la difficoltà è 60. E beh. E lo tengo per tutti e 10 round, perché tanto poi quando finisce, piano piano, è tipo caduta morbida. Quindi fai una scena tipo Superman con Lois Lane, che lo porti in giro. Sì, lo porto in giro e vedo qual è la cosa che si diverte di più, e uso tutto round per fare quella. Tipo se si diverte di più a fare il giro della morte, glielo faccio fare, magari anche se gli vola qualcosa dell'equipaggiamento. Oh, se vai avanti così, stasera si concede. No. Kitsune è un uomo di bocca buona. Vitallo! Non ha nulla addosso in realtà che potrebbe cadere se non alle spalle, okay. Ma vedi che sono legate, perché anche a cavallo comunque a forza di schioppettare potrebbero saltare. E poi più lo riporto di fianco al cavallo piano piano scendendo. Lui tocca terra, lo vedi che è veramente estasiato, probabilmente è il momento più bello della sua vita, più di quando si è sposato, ha avuto tutto, ma è il momento più bello della sua vita. Si avvicina al cavallo, gli dice qualcosa al cavallo e poi ti dà le redini. È vostro. Ma non, vi ringrazio. Non può accettare un dono del genere, assolutamente. Vi insisto che voi dobbiate prendere questo cavallo. Questo cavallo, anche se è parte della mia vita, è nulla in confronto a ciò che ho appena vissuto. Questo cavallo è simbolo dell'unicorno. Una volpe non potrebbe mai accettare un dono così ricco, non essendo neanche un daimyo. Ma un unicorno ha un senso della proprietà molto diverso da quello degli quante altri samurai. Quante volte devo rifiutare? Tre, ok. Veramente, se volete un po' accettare, non saprebbe neanche come portarlo, ci vuole un'abilità che... Perfetto, questa è la terza volta che rifiutate il mio dono, so che voi ci tenete molto, tenete questo cavallo. Ah giusto, voi siete l'unicorno. No, in realtà la volpe non interessa molto di questa cosa, però ormai è abitudine. Beh, grazie, come si chiama? Il suo nome è Case. Case? Beh, permettete almeno di riportarvi... Non ce ne sarà bisogno, una buona camminata distenderà i nervi. Beh, i coglioni, 2000 km. Tre giorni di camminata a piedi, 4 forse. Allora faccio un inchino e dico: allora un'ultima cosa, accettate anche voi un piccolo dono da parte mia, sicuramente non è pari a quello che Isawa Ho può concedere. Aia. Permettete? Palla di fuoco! No, gli stacco un capello. Io pensavo vada che d'abra. Gli stacco un capello, lo brucio lievemente e provo a leggere la sua fortuna. E poi gliela dico. E morirà tra due ore. Immagina. Aia. Lui intanto dice: cos'è quella stella di fianco all'orsa maggiore? Vale, non ce ne preoccupate. Non l'avevo mai grande data. Fortuna porta chi la vede. No, la stella della morte, no. 40 tipo. Beh, il fatto che lui abbia fatto questo dono a te gli porterà sicuramente della fortuna. Allora gli dico quello, in più gli dico qualcosa su famiglia, figli, amore, soldi, salute classico. No, la magatella, tutto l'oroscopo. La magatella. Gli leggo l'oroscopo e poi lo saluto e vado perché c'ho poco tempo. Quindi lui rimane un attimo lì per vedere se riesce a portare il cavallo, perché non è così scontato. È giusto. Salve. Però tu hai un ottimo rapporto con gli animali e gli spiriti degli animali. E soprattutto posso barare col cavallo, perché posso leggere i pensieri superficiali della sua mente, vedere quando è incazzato e magari stare un po' più calmo. All'inizio lo uso un po', e giusto, all'inizio usi il cavallo attraverso la telepatia, sì, come Edgar, quello di Belgarat, andrà benissimo. No, giusto per sapere, se io gli do le redini, certo. E vai, dice molo di sarciono. No, chiaro e prova a andare. All'inizio piano. Vai tanto gliel'ho detto solo alla fine, eravamo vicini alla città. E quando arriviamo in città lo porto con le redini. Sembra un'ottima idea.
Sembra la prima volta che ho guidato il motorino e che sgassavo la frizione. Tra l'altro, quando entri in città, sono tutti abbastanza colpiti dal fatto che un non unicorno abbia un cavallo. Benedetto dagli dèi, continuo. Entro spavaldo come non mai e vado a cercare il primo ufficiale. Trovi una guardia della famiglia Kakita. Kakita-san. Lui ti guarda un attimo. Non ce l'ho più la maschera perché l'ho messa sulla statua di... Infatti, per un... Che stavo sui cavalli. Sì. Siamo già mai stati noi qui. Beh, qualche volta ci siete sicuramente stati. Kitsune. Ah, il figlio di Kitsune Toshihito. C'è un cenno con la testa. Quanto mi sembra vecchio questo padre? Quanto mi sembra vecchio questo tizio? Ma avrà un 45. Ok. Sì, in realtà la volpe è qui per una missione della più grande importanza. Una missione potrebbe essere difficile da crederlo, ma direttamente donata da Aizawa e da Natsuto Kurama. Come potete vedere, è una situazione particolare. Mi faccio vedere il cavallo. E questa situazione particolare potrebbe essere di gran beneficio per il clan della gru, per due motivi. Perché la volpe porta intanto una leggenda di redenzione. In più, probabilmente pace, perché questa volpe e i suoi compagni, i lupi, non so se li avete mai sentiti, sanno cos'è accaduto a Kakitaren. Questo potrebbe interessare molto il nostro signore. È un brutto da dire, so che ci sono cerimonie e quanto, ma è una missione della massima urgenza. Se fosse anche possibile mandare un messaggio a... come si chiamava la città? Da dov'è che ero partito? Dammi la mappa. No, la città, esatto, quella lì. Sì. Dammi la mappa, okay. Proprio per quello. Grazie. Niente. Perché la città è... dove era? C'è scritto solo che qua si chiama il porto che non dorme mai. Ok, vi dico dal porto che non dorme mai, mandare un messaggio per Ida Kakunoshi e Iwao, come si è andato? Tsurushi? Tsurushi. E Iwao Tsurushi, che la volpe è qui, e di decidere se raggiungerla o di portare chi sanno loro qui il prima possibile. Se poi si può avere anche un incontro con il vostro signore. Beh, vostro padre è già nella sala. Scusate, cosa? Dicevo che vostro padre è già con il nostro signore, quindi sarà facile per voi avere un... Che culo! Certo. Intanto da dietro senti la risata di un tanuki che scappa. Certo. Certo, grazie. Bene, spero che abbiate bagnato i tatami. Lo dico a bassa voce, mi sento che immaginando che potrebbe andare tutto a fuoco. Lui dà le redini del cavallo a un altro attendente. Mi raccomando, Case, sei tranquillo, cerco di fermarlo. Ti sembra tranquillissimo. E la guardia ti conduce verso la sala del daimyo della famiglia Kakita. Mentre cammini, vedi che tutto quello che vedi intorno a te è il palazzo più bello che tu abbia già visto. Ci sei già stato e ogni volta che ci torni è una roba... Sono partigianissimi questi. È una roba che a confronto i palazzi di tutti gli altri daimyo che dove sei mai stato sembrano delle case da contadino. Io mi sistemo, se c'ho ancora un po' di pittura me la tolgo, siamo bene. Potresti avere il kimono di tuo padre. Non ce l'ho. No, non l'ha perso. Sì, è stato di... c'era il Mao Tsukai probabilmente. È vero, quindi potrei usarlo a mio vantaggio. E ti porta nella sala del daimyo. Tuo padre è seduto in maniera abbastanza tranquilla e rilassata, nonostante la differenza di rango tra i due. Cioè, però è più grosso la gru. Beh, chiaramente okay. Sì. Però ti sembra che comunque ci sia un rapporto abbastanza amichevole. Si conoscono da un sacco di anni e quindi, nonostante debbano mantenere un certo decoro,
si sentono abbastanza tranquilli tra di loro. E quando si girano, tuo padre scatta in piedi. Io faccio quello che dovrebbe fare, quindi mi avvicino, saluto prima, immagino, il daimyo in ordine di rango, poi faccio un inchino profondo, un po' meno del daimyo a mio padre, ma sempre un po' più di quello che si meriterebbe. E quando tuo padre si inchina di fianco a te, ti dice: che cosa ci stai a fare tu qua oggi? Lo ignoro, guardo verso il daimyo. È una situazione molto complicata. Ho un cavallo, se vuoi andare a vederlo per evitare... Non mettermi in imbarazzo. Torna su. Fa un sorriso al daimyo Kakita. Partiamo bene. Che bello. Daimyo Kakita. Kitsune Kyoji, quanto tempo. Troppo tempo, direi. Guarda, da quando male mio padre. Però. Mio figlio ha deciso di andarsene e voi non vi siete più fatti vedere. Ma siete i soliti ragazzi. Ci avrei 30 anni. Sì, faccio proprio di questo. La volpe è venuta qui a parlare. È onorata della presenza. Come in modo simpatico, ma comunque onorevole. Tipo, non papà volpe, chiaramente, ma. Padre, già padre, dire padre. Che è una via di mezzo tra l'onorevolissimo e il comunque vedo che sono in confidenza. E il padre della volpe. Sicuramente due tra le menti più illuminate del nostro impero potranno aiutare a risolvere questa situazione molto preoccupante. Che cosa possiamo fare per un lupo? La volpe è qui, mandato da Isawa Oh e Natsuto Kurama. Mm-hmm. E lo dico però con convinzione, no? Per prima cosa è qui per portarvi, se vi può essere d'aiuto, una consolazione. La volpe conosce le sorti di Kakita Ren-sama. Di che in quel momento rimane un attimo. E io sono sempre preso alla sprovvista. Anzi, visto che poi non ci riesco, se devo fare qualche tiro prima di esserissimo. Tipo il ragazzino che è cresciuto, no? E che adesso vuole essere trattato da adulto. Lo vedi chiaramente che è rimasto molto preso alla sprovvista, ma si dà un contegno e dice: continuate. La volpe porta una storia che può essere informativa e sicuramente rappacificare alcuni dubbi, e porta una grande leggenda di redenzione, dove la gru si erge ancora più alta nei cieli dell'impero. Ma iniziamo da portare, come si viene a dire, sollievo alla vostra anima. Guardo intorno con la, come per dire, posso parlare qui tranquillamente. Ti facendo con la mano, continuate. Kakita Ren è caduto per colpa di un Mao Tsukai, o colui che un tempo era uno Shutendoji. Com'è possibile che un tempo fosse uno Shutendoji? Ora ne è mezzo. E gli inizio a raccontare. Gli chiedo prima di portare da bere per dicendogli: se volete accomodarvi perché la storia è lunga. E gli racconto la storia del Mao Tsukai e di quello che so. Tu avevi mica teatro o qualcosa del genere? C'ho acting. Ecco. Mi sembra un ottimo momento per usare questa abilità. Sì. Per enfatizzare direi che... Sì, sì, e se posso faccio anche degli effetti più o meno precisi quando gli descrivo l'enorme essere di fiamme colpito dalla spada e la spada che si spezza, magari per dare un po' più di enfasi ai rumori, fare un po' di ventriloquismo, cosa la rapidità di mano. Cosa viene fuori? Allora, acting e awareness, peccato, quindi è 4, ma mi gioco un punto vuoto. Non c'ho un vantaggio perché sto dicendo la pura verità. 100 4 Lucky 4 ecco. No, non so se voglio mai altri presi in mano. Peggio forse. Sì. 15 14 Tengo 4.
non sono molto brava a recitarla, no. Perché si vede che a un certo punto inizio a andare più veloce e spedito e parlando come stessi parlando, come tipo, oh ma sai che figata quella cosa lì, poi è successo questo, e poi mi rendo troppo conto tardi che c'è anche mio padre. Infatti dopo, quando finisci di parlare per un attimo, tuo padre si fa un attimo più avanti, strisciando sulle ginocchia, si inchina al daimyo e gli dice, perdonate mio figlio per la sua pessima pronuncia delle parole più importanti del racconto. Beh, e sì, per aver mancato di rispetto alla vostra persona. Ti chiedo scusa. Purtroppo è venuto su un cavallo. No, scusate. Vedi che il daimyo comunque rimane... sta cercando di essere il più impassibile possibile. E gli racconto di come Kitaren è sicuramente diventata ospite, non prima mentendo qua, abbellendo la verità, non è mentendo, dicendo che comunque ha resistito con tutte le sue forze al punto da avere un po', perché si racconta che fosse un po' strano, no? Da accentuare queste sue stranezze fino a che poi ovviamente un mortale non può contenere un Matsukai o un suo conosciuto in dodo. Scusate la mia esposizione, ma spero che questo vi abbia in parte colmato qualche dubbio che immagino sia presente da decenni. La storia che avete raccontato è estremamente cupa e grama. E non è finita. Vi ringrazio per la verità che avete portato a galla, ma immagino che non siate qua per questo. No, questo... E guardo mio padre, questo era il dono, devo farmelo rifiutare tre volte. Scusate, padre. Infatti vedi che tuo padre veramente... Difatti stavo per dirgli, questo è il dono per voi, ma a questo punto non glielo dico. quindi, scusate, la volpe aveva detto due cose all'inizio. Una era... Ah, certo, quella più importante. La casata della volpe non è mai caduta in disonore. Neanche recentemente, e della volpe, della gru, e nemmeno aggiungiamo gas. Sì, esatto, scusate, posso bere qualcosa? No, è una situazione importante, per piacere non distraetemi, sto parlando da solo e a loro, no? Fantastico. Era possibile fare peggio di un granchio di fronte a un daimyo? La risposta sì, è sì. Esattamente. Vostro figlio è una delle persone più onorevoli che i lupi abbiano mai incontrato. E lo è tuttora. Da samurai. Non da Ronin, perché non lo è mai stato. Lo so. Come lo so? Vuoi che lui non abbia già fatto questa considerazione? Ha già chiamato il boia, te lo dico. Come no? Rimango confuso, perché per me era una notizia che lui non sapeva. Io non ho mai ordinato a mio figlio di andarsene o di scegliere una strada diversa da quella che gli è stata esatto. Proposta. Mi prudono certo, certo. Scusate, è stato un lungo viaggio, il cavallo poi non lo consiglio. E da seduto mi sistemo un attimo per il dolore. Sento un tiro di onore arrivare alla fine di tutto questo. Molto probabile. Mamma mia. Qual è quello surf percepito? Autopercepito? Autopercepito è l'onore. Oh. No, allora quello per gli altri. Io per me sto facendo la cosa più onorevole del mondo. Ho fatto tutto un viaggio a cavallo solo per portargli notizie per ristabilire suo figlio. Farai un tiro di gloria. Di gloria. Comunque, mi concentro e medito un attimo. Nel frattempo, voi sentite proprio questo brivido lungo la schiena corrervi incessantemente. Che tiri di merda! Perché non mi hai fatto tirare sincerità? Sincerità. Perché non era, tu non volevi mentire, volevi essere sincero. È cortigiano in quel caso. Al massimo poteva essere cortigiano. Mentre voi avete questa pessima sensazione, sentite la porta della locanda che si apre e due figure si stagliano nella luce che entra da fuori. Fanno due passi avanti, sono Kakita e Akuseki, di cui abbiamo le miniature. Si guardano in giro
Kitsune finalmente se n'è andato, dice Akuseki. Qualcuno ha avuto la meglio su Kitsune? Non devo fare nessuna scommessa contro Kitsune a questo punto, ottimo. Beh, diciamo che ha detto, ha avuto un'illuminazione ed è sparito. Ed è sparito. Ricordi, e lui noi... c'è la conchiglia, eh? Sì, lo so. Quindi dopo aver sentito tutto il discorso fatto. Giusto? Tipo radiolina in mezzo. Tipo radiolina, sì. E a quel punto potresti correre a darmi una mano. No, in realtà cazzo corro. Esatto. In realtà siamo depressi. Dopo aver ascoltato la radiolina. Posso tirare per la radiolina? Non devi tirare, era solo perché ti dovevi concentrare tra le voci di migliaia di Ida che non conoscevi. Non sapevo dove si tirare e concentrare. Cazzo, allora subito. Quando non ti vediamo, quando non ti vediamo tornare la sera, io mi attacco alla conchiglia. Cazzo. Kakita prima vi chiede anche se siete sicuri che lui non se ne sia andato scappando per evitare il combattimento, perché conosco Kitsune e per quanto io speri sempre che lui non faccia certe scelte, temo sempre che sia lì per farle. No, in questo caso è dovuto venire pure a lui perché è il protagonista di questa scelta. In questo caso Kakita San credo che Kitsune ritornerà. Se ne siete sicuri voi? Non aggiungere altro. Se ne siete sicuri voi? Com'è la situazione? La situazione è, vabbè, la seguente: gli spieghiamo tutta l'ipotesi di piano, ad esclusione naturalmente del coinvolgimento della gru a livello di esercito in questa attività, e soprattutto gli presentiamo la sua nuova arma. Lui prende la spada, la soppesa un attimo. Ah no, scusa, sbaglio. E 3, 6, 8. E taglia la locanda. Zang! Taglia in due una sedia, dice. Sì, è abbastanza affilata. Non è solo affilata. La rinfodera. Questa spada è stata forgiata da Hattori Sanzo. Allora non credo di poter usarla. E invece no, sì. La riappoggia sul tavolo. Falle tu, Ida, ti prego. Kakita, in questo caso non è più una questione di principio. Sei il migliore spadaccino che c'è qua. L'intera vita di un samurai è una questione di principio, Ida. Bene, allora se io devo riprendere quella spada, rinuncio al mio titolo di samurai e divento un Ronin come te. Ti senti di farmi prendere questa decisione? La decisione è solo tua. Io la mia l'ho fatta anni fa. Un duello. Non all'ultimo sangue. Meno male. Se vinco io prendi la spada, se vinci tu la tengo io. Accetto. E sia. Se con la provocazione non si riesce... Direi un duello al primo sangue, non vi fate troppo male. No, ho detto non all'ultimo sangue, l'ho detto prima. Ti darò un vantaggio, userò la mia spada di bambù. Basta il tocco? No, basta il tocco. Primo sangue. Io uso la mia katana col fodero, quindi... Ivao ti guarda e fa... Come dire, non so quante speranze tu abbia. Se era l'unico modo. Ok. Tu hai Yaijutsu? Sì. E allora andiamo con una bella prova di Yaijutsu. Quanti cazzo di dadi stai tirando? 10. Eccolo qua. K.O. Lo so, è più forte. È l'unica cosa che fa, tra l'altro, il duello. Cioè, è una sega in tutto il resto, tranne che... Buono. È anche il suo, ma di brutto. Ma lui non ha un bonus per i Kami, sono dalla sua parte? I Kami sono dalla parte di tutti. Soprattutto fatto... dalla parte sono di... Soddisfatto di Kakita. Sono soddisfatto del mio tiro, anche se non è compatibile. 30... Cioè non è compatibile. No, questo non c'entra di più. 30... 40... 35. No, io ho fatto 36. Beh, non di tanto. No, quindi parte prima Kakita, che si mette in posizione di difesa e inizia a cercare di capire da che parte attaccherai, e in realtà usa la sua azione
per fare una finta. Ok. Tu quanto, eh? È un raise sul tiro di combattimento, la finta. No, è una roba proprio da duello. Da duello. Ah. Sì, è una delle opzioni del duello. Tu quanto hai di awareness? Io di awareness 3. Ok. E di difesa? Difesa 5k3. Allora, fai un tiro di difesa ma su awareness. Che non dovrebbe essere su awareness difesa. Ok, quindi 3k3. No. Tu quanti punti hai in difesa? Rank? Rank della tua difesa? 2. Ok, allora è 5k3 lo stesso. Ok. È un 8. Vabbè, è un 3 adesso. Si è dimezzato. Io ho fatto 24. Io 22. Di poco. E sta a te. Hai un dado in meno per la sua finta. Se lo attacchi, se non lo attacchi. No. Io lo attacco. Comunque 15 non è un tiro orribile. È un tiro. Sarebbe stato medio. Un tiro buono. Poi ci ho messo della se non ci fosse tuo padre. Il problema è la presenza di tuo padre. Che è arrivato lì perché gli spiriti degli animali. In casini. Beh, meglio adesso casini. Che durante il combattimento col Mozukai. Beh, non l'avrebbero fatto durante il combattimento col Mozukai. Da morto non hanno più con chi divertirsi. No, questo non sei, però. Scusate. Se no, e poi la volpe reagisce male sotto pressione. 26. Anche con un dado in meno? Sì, sì. Lo colpisci. Grande! Lui abbassa la katana di bambù e dice: sono contento di aver perso questo duello. Spero che questo ti salvi la vita. Tac. Si prende la spada. Scusate, dimentico sempre di spegnere. Ah no. E stavi sentendo la conchiglia. Era Kitsune che meditava quello. Oh! E tu che eri da fuori, che hai visto tutta la scena, fammi un tiro di difesa. Ha perso volontariamente. Sei... No, non avevo sperato. Che tiro in merda. No, ci sono un po' di 9, 20... penso che tieni tutto, no? K6, no, allora questi non li tengo, ho sbagliato. Gli altri sono buoni, dai. Beh, ho sbagliato. 12, 20, 38, 42. La risposta a tutto. Ha perso non volontariamente, ma gli ha lasciato un vantaggio. Però non ha perso volontariamente. Perché non ha attaccato direttamente, ma prova, esatto, a fare la finta. Esatto. Se avesse attaccato subito avrebbe vinto sicuramente. Vinto sicuramente, infatti. Invece gli ha dato la possibilità di agire. E ha perso. Ha perso. Quindi l'onore di Ida non è stato messo in discussione. Intanto torniamo un secondo da Kitsune. Kitsune si è preso perché tanto se sono così in amichevolezza e mio padre già sa che sono un incapace, io mi prendo un minuto per meditare e mentre medito provo a recitare un incantesimo sottovoce. Io ti vedevo già più a staccare. Che però è simil mantra, perché è un incantesimo del vuoto e serve solamente per la meditazione. Ok. Lo vedevo più a staccare una parete di carta, farci un sacchetto. Lasciare il buco nella okay. parete di carta. L'ho lanciato, giusto. Ok. Quindi gli occhi, scusate. Veramente la volpe chiede umilmente scusa per come si è spiegata prima, ma la situazione è... Forse il più grande fallo che questa volpe ha commesso è forse non riuscire a spiegare quanto sia problematica la situazione e non aver ovviamente capito che già sapevate di vostro figlio. Il vero motivo per cui la volpe è qui è perché i lupi sono entrati in possesso della spada riforgiata da Aizawa. La spada che può uccidere lo Shuden Doji. Solo un samurai
onorevole e tra i migliori combattenti dell'impero può impugnare con efficacia questa spada, altrimenti l'impero sarà condannato. L'unico samurai degno di impugnare questa spada è vostro figlio. La volpe è qui perché vuole far venire qui vostro figlio e convincerlo a abbandonare la strada del Ronin, in quanto deve accettare che quello che ha fatto è stato il comportamento più onorevole e l'unico comportamento che poi lo può portare a impugnare la spada di Sawa. Oh. E quanto tempo pensate di avere per fare questo? Un giorno e mezzo. Non pensate che sia poco? I cami agiscono in fretta e la fortuna aiuta chi agisce. E dove si troverebbe mio figlio adesso? Il porto di... Kotaro. Se i miei compagni stanno facendo il loro lavoro, dovrebbe arrivare qui. Questo lo senti, dici, oh cazzo. In più perché sta arrivando il messaggero poi, quindi... Addirittura un membro del clan dell'unicorno ha aiutato questa missione. Per permettere alla volpe di muoversi più in fretta che le sue quattro zampe gli permettano. Dovete capire quanto sia importante che Kakita-san accetti il fardello che gli è stato imposto dagli dèi. E qui voglio fare una prova di enfasi, spendendo 4 punti vuoto. Qua ci sta anche cortigiano. Ok. Quindi sarebbe 5K4, ma io spendo 4 punti vuoto, 3 punti vuoto, scusa, perché non ne ho più. Quindi aggiungo 3K3. Perché un incantesimo posso spendere più punti di volta. 8K7. Maledettaria. Perché awareness cortigiano? Non c'è nulla sull'intelligenza. O sul vuoto. Però c'è un 10. Sarebbe 8K7, quindi toglievo solo questo. Mi sembra che faccia schifo. Vediamo quanto verrebbe. Così tieni tu. 19, 21 e 4, 25, 30, 41. 41, 41, dici che posso fare di più, tu statista, posso fare di più con l'Aki? Statistico? Sì, parecchio. A meno che non ci può stare. Dai, me lo gioco. Tanto poi posso scegliere quale tenere, no? 41, uso l'Aki. E voglio dare l'enfasi che non importa quanto io sia cazzone, quello che ho detto così, questa cosa è più importante di tutti noi. Ok, attenzione. No, buono, dai. No. Cosa che era meglio l'altro? No. Vediamo, eh? 17, vabbè, 20, al massimo tiene l'altro. 27, 33, tengo l'altro. No, scusa, ritira l'1. 33, ritira l'1. 36, no. 41. Se uscivo un 10. Vabbè, 41 è tanto, cazzo. Ok, noi siamo abituati a tiri di Xiang o di cose che sono 60. Hai fatto 97. Poco, non è. Considera che con 15. Soprattutto per raccogliere le margherite. Con 15 ci lancio. Raccolgo le margherite, 72. Col 15-10 ci lancio incantesimo di secondo. Quindi. Il daimyo della gru rimane per un attimo a pensare. Tuo padre, vedi che si sta tendendo proprio. Oh mio Dio, che cosa ha fatto mio figlio? Disgraziato, lo diseredo e poi lo costringo a fare seppuku. Sì, sì, se sono riuscito con la parte finale è come quasi una sfida al daimyo, no? A sicuro? Sfidare gli dèi. Sì, perché in Kitsune c'è sempre un po' la sfida all'autorità. Per quello anche mio padre sta probabilmente fumando. Però spero di aver. Il daimyo si alza. E sto giù. Fa un inchino. Vi farò avere una risposta tra poco. Non dico niente, mi inchino quasi a toccar terra con la fronte. Si allontana dalla stanza e rimani solo con tuo padre. Alzo la testa e faccio spam! Scoppellotto sulla testa proprio, tanto non c'è nessun altro nella stanza. Devi solo ringraziare che quei punti esperienza non ho preso il Kyo della riduzione del danno. Non l'avresti potuto usare. Sì, c'è un talento che ti permette di prendere Kyo. E sì. Mi bastavano 11 punti. E da chi lo avevi imparato? Xiang. Ma non abbiamo mai parlato dei Kyo. Guardandolo. Ma va. No, vabbè. Ma no. Tanto non l'ho preso. Come ti è venuto in mente di rivolgerti in questo modo a Kakita-san? Ti sei forse dimenticato di chi sei figlio e quali sono i nostri doveri?
Ti sei forse dimenticato che se questa nostra famiglia prospera è solo grazie a quanto io mi sono prodigato per mantenere dei rapporti il più efficaci possibili con tutti quelli che ci circondano? Pensi che se chiudessero i porti la mantide e la gru, la nostra famiglia sarebbe ancora prospera? No, padre, avete sempre ragione su questo. Ma se questa missione non fosse portata a termine, non ci sarebbero più porti. E tutto il vostro lavoro sarebbe in fiamme. Il termine di una missione non giustifica la mancanza di maniere. Avresti potuto fare esattamente la stessa cosa in maniera molto più consona a un samurai. E invece ti comporti sempre come un contadino. Forse quello è il tuo posto. Forse allora potrei dire a quella ragazza che è passata da casa nostra a lasciare dell'incenso per la tua anima perché arrivasse nel paradiso della nostra famiglia che tu sei ancora vivo. E io faccio un attimo, cioè adesso un po' di sfida per dire: padre, sapete benissimo che sarebbe un problema anche per voi se quella ragazza avesse qualsiasi cosa a che fare con la nostra famiglia. Ciò non di meno, la famiglia di cui fa parte è una ricca famiglia di un clan che fa a tutti gli effetti parte dell'impero e che a quanto mi risulta, e per quanto mi risulta, è ancora parte dell'impero. Come lo era il serpente un tempo, ma per poco tra poco non lo sarà più. Potrebbe non esserlo più neanche la volpe se il daimyo Kakita decide che le tue parole sono state troppo aggressive. La faccia di un samurai di questo rango purtroppo spesso ha la meglio anche sul buon senso. Questo è vero e questa è una mia grave mancanza. Come mia mancanza aver protetto il vostro cappotto, padre. E la butto lì cercando di trattenermi dal ridacchiare. E te tipo male. No, no, beh, sono abituato a non ridacchiare davanti a lui. No, di dire il cappotto ora, te tipo male. Ma è la sfida, è il ragazzino ribelle, Kitsune. Quindi mi stai dicendo che è colpa tua se il mio kimono, un samurai, che è stato donato dalla famiglia Kakita, è scomparso. Oh, che fortuna. E guardo Natsuto Kurama. Un samurai si assume sempre le proprie responsabilità e tangentialmente, parzialmente è colpa mia per non aver visto il male in Xiang prima che tradisse l'impero. È stato lui a prenderlo utilizzando poteri proibiti solo per dimostrare di essere in grado di fare quello che voleva. Capisco, quindi hai comunque tirato la nostra famiglia in mezzo alle ire di qualcuno che sarebbe stato meglio non ci vedesse. Che cosa ti hanno insegnato le volpi nella foresta? A urlare e squarciare il cielo con i latrati di fronte ai predatori o a nascondersi per prendere una preda più piccola? Le volpi mi hanno insegnato a scappare e nascondersi dai predatori e aspettare una preda più piccola. E questo... in questo momento la strada della volpe è sbagliata, padre. Beh, allora puoi fare la scelta che ha fatto già Kakita tempo fa. Appena salveremo il mondo, se questa è la strada che gli dèi vogliono per la volpe, per questa volpe, c'è più onore in Kakita e la sua spada di bambù che in tanti samurai che la volpe ha visto in giro per le terre. Spero che per una volta tu abbia ragione, dato che lo spero anche io. Vero. Padre si basa tutto su questo. Fai intanto so quel che... tiro di gloria di cui parlavamo prima. Gloria. Quanto hai di gloria? Gloria è quella dei lupi, no? Adesso saremo a più di uno. Due. Non c'ho un bonus perché... Non sapevo io. No, aspetta. La classica domanda di Roberto. Perché sulla cosa su cui dovrei fare in teoria dove fare il tiro di gloria, io non ero tenuto minimamente a dirgli quella cosa lì e l'ho fatto solamente per mettere in pace il daimyo della gru. Non c'ho un bonus. Dai, però è molto onorevole come cosa. Sì, ma d'altro canto c'è anche il contrappeso di tuo padre che potrebbe far pesare le tue manchevolezze. Quindi né bonus né malus. Quanto devo fare?
Dovevi fare almeno 5. Ah. No, dovevi fare almeno 5. Era talmente scarsa come cosa che dovevi fare solo 5. Padre, scusate, ho conosciuto un dio. Mi ha bruciato, guardate. Beh, finalmente qualcuno ci ha pensato allora. È un dono. Che amore di papà. Tutta questa storia porterà grande onore alla volpe. I lupi saranno i salvatori dell'impero e avremo 1000 anni di prosperità grazie a Kakita-san e soprattutto a suo figlio. Spero che prenda la decisione giusta, come spero che l'impero prenda la decisione giusta per una volta. E voi che... state ascoltando tutto questo? Sì, ormai. Sì, come... tra l'altro vedete che parlo in prima persona. Risolta. Voi non avete mai sentito me parlare con mio padre. È come la puntata finale di in una telenovela. Avete sentito per la prima volta il suo vero nome di battesimo? No, quello no, l'ha detto solamente il coso della gru all'inizio. Non erano ancora sintonizzati. Non lo so se non è vero. Se vuoi lo ora... dice adesso mio padre. Ma ora mi metto lì tutti i giorni, prima o poi ti pesco. Ascolterà sempre tuo padre finché non parla male. E comunque io parso il resto del tempo a scusarmi con mio padre perché sono manchevole, con un po' di ribellione cercando di fare niente, alla fine l'educazione di chi può essere colpa, però poi quando mi guarda male torno sul supplichevole e su anche un po' sul gasato, e comunque gli dèi ci hanno parlato in persona. È molto confuso. Fa radio, stile Radio Dylan, con chi io sento solo io il riferisco. No, senti solo, sento solo io. E... sì, se no lo sente anche il diretto interessato. Sì, infatti, il problema è... No, il bello della conchiglia è che solo chi ce l'ha in mano... e mette l'orecchio sulla conchiglia, può sentire. E io trascino fuori a Kuseki e Ida. Comunque, se la volpe è costretta a diventare un Ronin, cerca di entrare nel clan dell'unicorno con una scusa. E... chiedo se abbiamo tolto la musica di sottofondo. L'avevo tolta per il momento di parto, che l'ho rimessa per informarli che a un certo punto ha detto dovrebbe arrivare. Chi se ne dovrebbe non tornare. Cioè, Kakita dovrebbe arrivare qua. Hai detto, Sì, lì. Dalla gru. E non volevamo fare la trappola di buttarlo in mezzo ai parenti. Sì, qua. E che facciamo con tutti i parenti di Kakita qua? Vabbè, comunque per adesso tu hai sentito questo, in più tra poco arriverà un messaggero. Della gru, appunto, l'hai detto, lo stai facendo, non è che... è che ci ha capito un cazzo di zoom. Non ci sono io. Intanto vedi che Akuseki si è effettivamente ripreso, è di nuovo abbastanza colorito, immerso nella giada, cioè. Bagni di giada, il bagno nel tè di giada, esatto. E quindi non ho capito, e quindi... dobbiamo prendere Kakita e andarcene, o dobbiamo portare Kakita da qualche parte e, o io aspettare credo che dobbiamo Kitsune portare... arrivi che... o... non so che cacchiata ha fatto Kitsune, ma dovremmo portare Kakita. Ma siamo sicuri che Kitsune torni? Perché secondo me adesso ha fatto per il ora suo dovere, non la vedo non bene. E potrebbe essere effettivamente suo onore l'ha protetto, c'è il cavallo si è perso, lui non è capace a guidarlo e lo troviamo poi a nord. Nessuno c'ha da dire che Kitsune c'ha un cavallo, cioè, tutta la campagna che cerca di... guarda, io sono io sono allibito dal fatto che vuoi che portiamo Kakita nei territori della gru. Kakita che notoriamente si lascia tranquillamente, cazzo, no? Dire quello che deve fare. Beh, sta a voi, la palla nel vostro campo, my friends. A Kuseki sottovoce dice: io lo potrei anche sedare Kakita, come ho fatto con Ida. Ma poi come lo trasciniamo? Sì, appunto. Cioè, Ida l'abbiamo messo su una nave, non è che potesse buttarsi di sotto anche perché l'abbiamo legato. Ma non possiamo trascinare Kakita legato per 4 giorni di cammino. No. Quanto è la gru? Beh, hai detto che potevamo trovare i guerrieri e ritornare in 2 giorni? A cavallo sì. E l'esercito, magari con anche gli Shugenja di tutto il clan, okay, te li fa muovere più velocemente. Beh, se loro corrono ce la fanno arrivare in un giorno e mezzo. Sì, però intanto è già non trascinando arrivata... uno, corricchiamo. Beh, poi sì, ma loro arrivano facendo tipo Conan nelle praterie. Davvero stupendo il fatto che noi dobbiamo mollare la città dove questi arrivano per andare a prendere un esercito che sicuramente arriverà quando loro se ne sono già andati, quindi
O la volpe si accorge in tempo, oppure è convinta comunque. E quello che sto facendo io le facce agli atti, cioè. Vabbè, sentite. O proviamo a cercare uno Shugenja, gli mandiamo un messaggio. Sì. A me mi sembra una cazzata partire da qua. Vabbè. Scusate il termine. No, eh? Io sono... Per quanto che l'idea di Kitsune... Noi siamo sicuri che questi arrivano e dopo un giorno se ne vanno? No. Non sappiamo però per quanto permangono qua. Beh, però se qualcuno di noi, anche dovessero spostarsi, se qualcuno di noi li seguisse, perché stanno venendo qua? Questo non l'ho capito. Credo perché ci abbiano degli affari da sbrigare qua giù. O ricordo male? Ci sono? Sì, sì. No, avevamo fatto... come si chiama? Avevamo studiato la mappa. Ah no, perché da qua giù era il passare, punto... Loro dovevano passare dietro al muro, sostanzialmente. Sono passati dietro al muro e poi a un certo punto noi abbiamo cercato di capire dalla mappa quale sarebbe stato il punto più facile dove noi avremmo potuto anticiparli, cioè incrociarli e bloccargli il cammino. Non solo dalla mappa! Sì, ho capito. E quindi noi ci siamo arrivati qua con l'obiettivo specifico di fermarli perché non abbiamo cognizione del tipo di missione. Io posso anche rimanere, tanto la locanda è... Ma non ha senso andare. No. Cioè, portare Kakita di forza là. Io penso, convincetelo. No, aspettate. Loro stanno però passando da questa parte per un qualche motivo. Sicuramente. Sì. E mi avete detto che stanno cercando noi. Sì, senza dubbio. A tirarmi là. Se noi facciamo sapere dove stiamo andando, non dovremo portare nessuno, ci verranno loro. Potrebbe essere un'idea. Sì, imboscata sulla strada. E Kakita portarlo là è il problema. Kakita lo convinciamo in qualche modo. Gli diciamo che stiamo facendo una campagnata. Leggera deviazione per recuperare Kitsune che si è perso, si è messo nei guai. Che si è messo nei guai. No, meglio ancora. È stato Kitsune... catturato. No, quello lo lascerebbe catturato. Kitsune è andato al palazzo di suo padre, che è nella stessa direzione. Dopotutto, la famiglia Kitsune è sul bordo con la famiglia Kakita. Sì, però quello che cioè catturato al palazzo di suo padre, Kakita lo va a riprendere. No, quello che gli diciamo è che non è al palazzo di suo padre che non se ne andrà mai più. Mm-hmm. Anche perché se fosse catturato lo lascerebbe catturato. Fa piacere, che Kitsune è contento che i suoi compagni abbiano talmente tanta bisogno di lui in un combattimento che se no vabbè Kakita lo lascia lì con questi cazzi. Noi stiamo interpretando il pensiero di Kakita. Cioè, io veramente avevo preparato l'agguato con te un po' nascosto per fare i tuoi incantesimi. Sei andato via a fare un'altra cosa che non c'entra un cazzo. Sono in missione per conto di Dio. Sì. Però ripeto, potrebbe giocare anche a nostro favore. Sì, è vero. Perché se effettivamente abbiamo un esercito a nostra disposizione, è meglio che essere solo in 5. Sì, sono d'accordo, però dobbiamo logorarli mentre arrivano. Corretto anche questo. Non so come. Però se noi convinciamo intanto Kakita che dobbiamo andare al palazzo di Kitsune. Perché perché glielo devi dire? Dobbiamo andare al palazzo di Kitsune perché ci siamo dati appuntamento lì con Kitsune che doveva parlare con suo padre di una faccenda urgente di famiglia. Dici che non è credibile? La faccenda urgente di famiglia? No, invece magari sarebbe piacevole per Kitsune. Scusami, sarebbe piacevole per Kakita, che vedrebbe Kitsune soffrire davanti al padre. Forse gli potrebbe piacere. È vero. Potrebbe accadere, però diamogli un movente legato ai nostri scopi. Cioè Kakita fondamentalmente è qui per aiutare noi. Che abbiamo... Parzialmente contro la sua volontà.
Beh, allora gli potremmo semplicemente dire... Kitsune ha avuto una meditazione di quelle profonde con i kami e ha capito che il punto dove verrà lo scontro finale, aiutato dagli dei, al palazzo del padre. Ma saremmo andati tutti insieme. Ci ha anticipato perché vuole incontrare il padre per fargli capire l'importanza della cosa prima di presentarci tutti insieme, perché si sarebbe vergognato. Dici no? No. Gliela faccio suonare credibile. Che fatica. Sembra troppo elaborato. Kakita è una persona semplice. A Kakita interessano solo due cose. Il sake? Ah no, quello no, sono io. Quello è Ida. A Kakita interessa essere il migliore nell'arte della spada. E lo è già. E mantenere questo suo status di libero. Di libero professionista. Perciò tutta questa cosa molto arzigogolata su l'attacco, il piano. Sono stato abituato a pensare in maniera arzigogolata. Secondo me gli deve solo semplicemente dire: Kitsune è dovuto andare al palazzo di suo padre. Lo raggiungiamo e proseguiamo verso nord. Fine. Sì, tanto a lui non gliene frega una ceppa. Penso che non sappia neanche perché siamo qua. È più facile convincerlo con poche parole che con molte parole. Sì, è vero. Lui è un esperto di questo. Beh, anche io non scherzo, Ma con le donne principalmente. Ah. Ma lui vi era girato per anni, tra l'altro. Esatto. Sì. Onore al re. Io non ho nulla in contrario. E poi non gli staremo mentendo. Esatto. Ho pagato un sacco di gente. O perlomeno... No, non è vero. Assolutamente no. Le persone che hai pagato... Le facciamo tenere d'occhio. No, possono fare due cose. Tenere d'occhio, lasciarsi scappare le informazioni al momento debito, dandoci il giusto tempo. Sì. E poi soprattutto... Beh, che siamo stati qua e che siamo ripartiti verso... Sì, nord. Ma non solo. Visto che non sono persone esattamente onorevoli, possono anche, se la sentono e se ci sono le condizioni, visto che sono pagati, fare qualcosa di poco onorevole. Rubare? Peggio. Avvelenare. Ok. Vado di tentazione, vado a lavorarmeli. Vedi che quando fate i piani siete tutti migliori. L'importante è che non ci sia tu. Perché mi avete dato la soddisfazione che state facendo un piano. Okay, no, grazie. Qui non stiamo facendo un piano, qui stiamo riparando. Va benissimo uguale, basta, per Roberto va bene uguale, basta che ci sia un piano. Vado a lavorarmi giù la taverna per... Come dicevano i corpi clani... Ho un piano e il piano è bere finché non passo all'altra vita. Minchia! Bene. Minchia! Bene, bene. Che ti sei lavorato ben il gruppetto. E boom! Bene, un'altra 10. Vabbè, 92. 92 no, ma 40. 40. Con questi che ho più uno sono 71, 80. Droga, qui tutto fatto di droga. Esatto. Sì, ti dicono che non ci sarà nessun problema a eliminare qualcuno durante il percorso. Dopotutto, chi può mai sapere che cosa c'è nel sake che ti versano in taverna, certo. Che cosa c'è sulle labbra della geisha che bacerai e tutte queste cose. Fate del vostro peggio, ragazzi. Esatto. Se passano. Che bello essere immattite. Se passano va bene così. Kakita lo trovate poi quando rientrate in taverna. Con i peli così, brividi freddi sulle schiena perché qualcuno ha parlato poco di lui. No, lo trovate nella camera che avete a disposizione per la notte. È in ginocchio davanti alla spada. Vedete che si è ripulito e rasato. Rasato. Perché sta proprio facendo tutto ciò che gli avete visto fare un sacco di volte prima dei duelli importanti. Quindi sta pulendo la spada, la sta oliando, la sta... E c'ha una spada di Hattori Hanzo. Esatto. Giusto per dire, eh. Esatto. Ovviamente non ha mai visto in vita sua una spada fatta così bene. Ce ne sono molto poche. Vedete voi cosa dirgli a questo punto. Kakita, dobbiamo andare a caccia.
Eh sì, ci andrei diretto come Ida. Ho quasi finito di prepararmi. Bene. Partiamo all'alba direzione nord. Dove li troveremo? Ci faremo venire dietro. Metallo. Mi piace questa tattica. Sarebbe stato peggio da dietro, però. E di metallo. Spero di essere abbastanza bravo a maneggiare questa spada, così quanto lo sono stato con una spada di bambù. Credo... Anche se tu hai vinto il duello. Sì, sono stato solo fortunato. No, non sei stato solo fortunato. In pochi mi hanno mai battuto in un duello, Ida. Ti assicuro. E ce la farai. Io ne sono pienamente convinto. Tutti ne siamo pienamente convinti. Non c'è stato un minuto da quando abbiamo avuto quella spada e il povero Isawa si è dovuto sacrificare per farcela avere, in cui non abbiamo pensato ad altra persona a cui affidarla che non sia tu. Intanto quando dici Isawa, alza il bicchiere. Questo è per Isawa. Kanpai. Kanpai. Perché aspettare fino all'alba? Per riposare un po', anche perché dopo dovremo correre. Esatto, ci devono venire dietro, quindi dobbiamo aspettare che almeno ci arrivino, se non ci vedono. Lasciamogli un messaggio, chiaro. Ah, potrebbe essere un'idea. Un po' però si dovrebbero fermare qua. Sì, perché appunto. Se no... No! Glielo fai vedere dopo il messaggio. Esatto, però dopo gli posso fare quello che cadrà di loro o quelli che cadranno di loro potrebbero essere un messaggio, potrebbero essere la busta dentro cui infiliamo il nostro messaggio in cui gli scriviamo. Si può fare, do nota ai ragazzi. Esatto. So perché in mente ci immagino la scena di qualsiasi modo che fanno, ne ammazzano uno. E poi la locanda ovviamente hanno ammazzato un samurai in mezzo a altri guerrieri e 2 secondi dopo la locanda è completamente vuota con anche il quartiere di quella zona. Gli altri vanno a vedere, trovano il cadavere con il messaggio, ma non c'è più una persona nel giro di un chilometro. Tutti in barca. Tutti in barca, in giro in mare, oltre nelle terre d'ombra. È comunque più sicuro. Sì. Ricorda un quartiere di una città italiana. O Detroit negli anni 90. O Detroit, esatto, infatti. Bene. Perfetto. Il daimyo Kakita torna dopo che vi ha lasciato a rosolare nel vostro... Dopo un po' mio padre grasso. Sta zitto? Sì. C'ho 10 minuti per meditare? Sì. Vedi che sta meditando anche lui a modo suo. Sta probabilmente contando le sberle che ti darà quando siete fuori di qua. Sto dicendo il rosario dei moccoli. Mi guardi quanti punti vuoto recuperi con la prova di meditazione avendo fatto. Cazzo, fatto mi pare 10, 25, 28. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cazzo. Guardo. Poi guarda, 28. Bene. Il daimyo Kakita torna nella stanza e vedi che è vestito di tutto punto per partire. Abbassa un chino. Se effettivamente mio figlio è ancora nel vostro gruppo e se il Mao Tsukai sta cercando voi, credo che sia giunto il momento di ricongiungere la famiglia. La volpe avrebbe accettato ovviamente qualsiasi vostra scelta, ma crede che questa scelta potrebbe salvare l'impero. Potremmo non fare in tempo se dite il vero e dite che in 2 giorni sarà tutto finito. Ma cercheremo di volare veloce come solo le gru sanno volare. Se permettete, e gli spiego lievemente, il piano era di combatterli in città. I miei compagni stanno portando Ida di qua perché Kakita. Perché io ero convinto di quello. Portando Kakita di qua, quindi probabilmente non saranno al villaggio in questo momento, ma si possono incrociare a metà strada. Beh,
Certo. Volete provare un cavallo? Potete tenerlo. Ho il mio. Oh. Soldi. Poi quando non c'è mio padre, se riesco a passare vicino al daimyo con un tono proprio da birbantello quasi, dico: volete provare a volare? Io ora tra i fly. I doni di Zawao sono grandi. E mentre andiamo, vabbè, e mentre uscite da questa stanza, finisce questa puntata di Fumble GDR. La leggenda dei Cinque Anelli, che come avete intuito, sta arrivando al sugo. La cosa bella mi ricorda molto in D&D quando per la prima volta in quinta edizione sono arrivato con il mago a poter lanciare il True Polymorph, che mi trasformava in drago e dovevi passaggi? No, facevo provare la gente le brezza di volare a cavallo di drago. Ti facevi anche pagare il biglietto? Certo. Bravo. Drago Airline. Vedi che allora padre Kitsune ha segnato bene. Esatto. Ogni opportunità è un'opportunità. Il problema è che qua non conta solo sulle tue forze come l'incantesimo, ma devi chiamare i kami e farlo chiedendo soldi ai bambini. Era già nei geni. Potrebbe essere. Sì, non l'avrebbero fatto. No. Quello che avete ascoltato era Fumble è il primo podcast di actual play di giochi di ruolo in Italia. E ci trovate su praticamente qualunque social. Ci trovate ovviamente su fumblegdr.it, dove trovate in vendita anche... Ci trovano anche su MySpace. MySpace non so nemmeno se esiste ancora. Quindi non ci trovano su MySpace. Neanche su Tinder, credo. Non è un social su network. Su xumer.regino.it. Hai ragione, scusa. Geocities non esiste più, però potremmo geocitizzare fumblegdr.it, dove potete comprare Clotos e Gattai, sia fisici che in PDF, sia in bundle che... No, il bundle intendo fisico e PDF, non Clotos e Gattai. Il bundle Clotos e Gattai è una esclusiva delle fiere, quindi alla prossima fiera a cui parteciperemo venite. Vi dico già che Immaginaria, a cui parteciperemo il 18 novembre, non è una fiera, perché è un evento a favore della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, quindi è un evento di beneficenza, quindi non sarà una fiera in cui venderemo i giochi, ma potete venire a provarli, e anzi venite a provarli registrandovi sul sito di Immaginaria. Trovate tutti i link su fumblegdr.it. Se guardate nella pagina Facebook di Fumble trovate sicuramente i link, o se no cercate Immaginaria e trovate tutto il programma. Ed è ambientato alla Fabbrica del Vapore. Alla Fabbrica del Vapore, via Procaccini a Milano. Spazio bellissimo, quindi... Oltretutto ci sono un sacco di eventi, anche se dovessero per caso esaurirsi i posti del tavolo di Clotos e Gattai, che sono 4 tavoli in tutta la giornata, ci sono altri tavoli sia di Alleanza Games, che ringrazio ancora per essere stati compagni di banco a Lucca. Poi se non sono in casino con il trasloco potrei venire a massacrare Clotos dando una mano a Claudio a masterizzare. Quindi se volete avere esperienza Clotos chiaramente andate da Claudio. In più ci sono un sacco di altri eventi, ci sono un sacco di giochi da provare, alcuni sono tavoli liberi, alcuni sono tavoli di registrazione, nuove presentazioni nuove, ci sono i tavoli dell'Adventures League di Dungeons and Dragons, c'è veramente un sacco di roba, quindi venite se siete a Milano, se non siete a Milano veniteci lo stesso, perché tanto è una anche domenica. Perché è un revival di una delle più grandi eventi ai giochi di ruolo in Italia. Io quando sono arrivato a Milano, che mi sentivo solo e triste, a Immaginario ho iniziato a conoscere la prima gente con cui iniziare a giocare, perché c'era praticamente solo quella a Milano, almeno che conoscevo io. E poi ricordatevi che giocate e fate del bene a delle persone che ne hanno bisogno, quindi non lesinate la vostra partecipazione. Mi è arrivato solo ora a dire: è già finita la sessione? Sì, ma c'è John Cena appena sopra. John Cena! Perché? Perché uno dei giocatori della puntata di SideQuest, ascoltatevi la puntata di SideQuest, che è molto bella. Che tra l'altro non ho capito, hanno chiamato un calcolo statistico. No, nella puntata mi hanno chiesto per un calcolo statistico. Sì, sicuramente, perché poi riascolterò. Ma che lo so, io ero confuso da Giuliano che giocava a Tales from the Loop. Quindi il rapporto di Daniele con i dadi da 6, in particolare 8 dadi da 6, è veramente da studio scientifico. Beh, però c'è anche un io ho visto, c'è stato un pustorino con 14 dadi, ha fatto 0 successi. Sì, è vero. No, quello l'ho ascoltato. Aspetta, che ha lanciato 4 volte il dado da 4.
No. No, scusa, e, 4, 4, e 4, poi 4, ha usato 2006. Tipo fortuna e ha tirato un'altra schifezza, tipo facendone 1 o 2, e poi ha usato tipo qualcos'altro per ritirare e ce l'ha fatta. Ma ha tirato tipo 14 dadi. I nostri. E il successo è 5-6? 6. Solo 6, ah, solo 6. Solo 6. Non entrano se non hanno classe col dado, quindi lo sappiamo. Andate a ascoltare la puntata di Comple Halloween. Soprattutto di perché è la prima puntata live. Cioè, la prima puntata live e la prima puntata in video. È la prima puntata in video. Esatto. Di bella gente. Bravi, bravi. Quindi andate, è una bella puntata e soprattutto è la double feature di questa settimana, perché due dirette in video questa settimana non sono roba da poco. Ma invece per il venerdì si dice qualcosa? Per il venerdì presto passeremo al venerdì, forse già da settimana prossima, chi lo sa, lo decideremo in questo fine settimana. Seguite la pagina Facebook di Fumble per sapere se saremo ancora al venerdì o se saremo ancora al giovedì o passeremo al venerdì. Yeah! Torneremo al venerdì. Esatto. Evviva la Volpe. Ci siamo già passati. Mercoledì, giovedì, venerdì. Tutti i giorni succede qualche cosa di interessante su fumblegdr.it. Noi ci sentiamo settimana prossima, vi faremo sapere a questo punto che giorno, con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Forse la finale o tra le finali? Tra le finali, tra le finali, secondo me, non manca l'ultima, ma quasi. Ciao. At dawn ciao. We plan. Fumble. Che non ho capito una ceppa della cosa delle statistiche, mi hanno chiamato.